leggi le notizie, guardi la diretta di Alive, ci scrivi su WhatsApp, trovi buoni sconto dei nostri partner e i negozi del Bollino Azzurro. È l'app di Alive Brescia. Scaricala subito dall'App Store o da Google Play. Diretta Stadio in collaborazione con... Buona giornata in compagnia di Diretta Stadio, una giornata molto particolare perché quest'oggi non siamo in studio, bensì siamo al centro commerciale Le Rondinelle. E allora insieme vivremo questa appassionante giornata di calcio nella speranza che Brescia possa tornare a vincere dopo 8 giornate da cui manca la vittoria. Dunque sarà un pomeriggio da vivere tutti insieme e quindi salutiamo tutti coloro i quali si stanno ponendo all'ascolto della e la visione della nostra trasmissione. Come sempre siete in tantissimi, ma anche al pubblico live presente qui alle Rondinelle, che farà ovviamente il tifo con noi per questa giornata. Allora presentiamo ovviamente la squadra che ho trasportato direttamente da studio. Benvenuto, ha già mangiato, non vi preoccupate perché ha già gli zuccheri in corpo. Renato Damonti, buongiorno. Ciao Fabio, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio alla splendida, bellissima e soprattutto bravissima Valentina Capretti. Ciao Vale. Ciao Fabio, buon pomeriggio a tutti i nostri amici da casa e buon pomeriggio a tutte le persone che oggi sono qua al centro commerciale Rondinelle. Noi siamo carichissimi, si respira una bellissima atmosfera natalizia. Come sempre vi lascio il nostro numero al quale scriverci, 393-181-0181, e buona diretta a tutti. Buona diretta anche la nostra ala destra preferita, il nostro Adriano Abate. Ciao mister. Ciao e buona giornata a tutti. E il nostro bomber Aldo Maccarinelli, ciao Aldo. Ciao Fabio, buon pomeriggio a tutti. E poi Nick, calcio tecnico Silvestri, che torna ancora con noi. Ciao Nick. Ciao Fabio, buongiorno. E allora siamo pronti, dicevamo, a vivere una giornata davvero entusiasmante, soprattutto perché arriva dopo questa pausa che ha portato davvero a situazioni anche molto particolari, perché in ballo c'è il futuro della società, non solo quindi si parla di campo, si parla chiaramente di futuro. Tra l'altro quest'oggi si è rotto il silenzio stampa perché il Brescia, attraverso un comunicato ufficiale apparso poco prima del calcio d'inizio e quindi qualche ora fa, ha fatto parlare Massimo Cellino, che ha preso la parola, ha ringraziato lo staff tecnico, i giocatori per aver rispettato questi momenti davvero molto particolari per lui, ma soprattutto ha chiesto di giocare come sa la squadra per cercare di aiutarlo a vivere nel migliore dei modi anche questo avvicinamento ai suoi problemi e superare questi problemi. Renato Damonti, parto da te, tra poco tra l'altro lo ricordo ci collegheremo con lo stadio Mario Rigamonti, quindi faremo un triplo salto dalle Rondinelle alle Rondinelle quelle vere a Monpiano col nostro Renzo Ciulli dallo stadio. Renato, situazione molto particolare perché Massimo Cellino prima dalle dimissioni, queste dimissioni che tra l'altro in teoria non sono state del tutto accettate dal CDA, perché poi il CDA ha detto che di ripensarci, c'è in ballo questa figura importante di Pierangelo Seri, che tra l'altro ha dato le indicazioni attraverso due mail, due PEC per scrivere per chi volesse in qualche modo acquistare il Brescia. Ma la domanda vera è: Cellino va o resta? Ma è sorprendente che il proprietario di un'azienda dia le dimissioni, tanto gli azionisti sono amici e parenti. Il Brescia è in vendita, sì, ma c'è una rana per il nostro presidente da risolvere, quella che è pendente con l'erario, mi pare. Quindi i possibili acquirenti aspetteranno l'esito dell'inchiesta. Chiaro che i 30 milioni che lui chiede mi sembrano esagerati, però
sai, nel calcio succede un po' di tutto, sperando che arrivi o il fondo americano o i cinesi o chi altro. Mi auguro che alla guida del Brescia, se non ci sarà Cellino, che ci sia almeno un bresciano che sia più così credibile di quanto sta avvenendo sulle sorti del Brescia. Tra l'altro ha parlato delle sorti del Brescia anche un certo Prandini, Adriano Prandini, che lo sappiamo, uomo influente, presidente di Coldiretti, è un uomo davvero che tra l'altro molto vicino a Massimo Cellino, ha aiutato, sta aiutando il presidente, ha sollecitato quelli che possono essere personaggi attorno al mondo del calcio. In particolare si fanno due nomi, quelli di Marco Zambelli e Andrea Caracciolo, che tra l'altro in questo momento è impegnato come presidente del Lumezzane, però è un qualcosa si muove, diciamo così. Però la domanda vera è: che cosa fa Massimo Cellino? Perché anche quest'oggi c'è stato questo comunicato stampa, sembrano segnali distensivi nei confronti di una situazione comunque difficile. Beh, cosa fa Cellino? Bisogna chiederlo a Cellino. Forse no, non lo sa nemmeno Cellino. No, io mi auguro che sia che tutto questo non venga a incidere sull'andamento della squadra. La squadra, anche se assorbe quasi tutto, però un po' è condizionata. Mi auguro che questo non succeda e che entrino in campo oggi, soprattutto perché la vittoria manca da parecchio, con l'atteggiamento giusto per ottenere la vittoria. Poi le vicende di Cellino sicuramente sono ingarbugliate e noi purtroppo dobbiamo solo assistere a quello che purtroppo la stampa o i mezzi di comunicazione ci comunicano. Il fatto poi, condivido pienamente quello di Renato, se dovesse succedere e che lui vuole andarsene e mette in vendita la società, mi auguro che ci sia qualche bresciano che abbia voglia di investire in questo settore, che quando abbiamo avuto presidenti bresciani, insomma, ha portato anche delle gratificazioni alla squadra e alla società, insomma. Eh sì, allora vi leggo quello che è stato il comunicato stampa, allora, che è appunto arrivato poco fa, un comunicato stampa importante, dicevamo, che Massimo Cellino ha voluto lanciare al Brescia Calcio. Intanto chiedo ad Aldo, anche dal tuo punto di vista, quello che potrebbe essere poi lo sviluppo. Tra l'altro oggi, dicevamo, c'è una partita importante, quindi per fortuna si torna anche a parlare di calcio, perché sono state due settimane abbastanza pesanti per noi tifosi delle rondinelle. Eh beh, sicuramente è una situazione abbastanza complicata e addirittura un po' anche ingarbugliata, perché queste dimissioni sicuramente sono il frutto di una situazione che vede in primo piano il presidente, che deve risolvere delle situazioni personali giudiziarie, e questo ha fatto sì che il presidente non si sentisse, diciamo, non desse quell'attenzione e quel tempo necessario per seguire la squadra di calcio. Mi auguro anch'io, come ha detto Adriano e Renato, che se dovesse andare in porto questa cessione da parte della società ad acquirenti, mi auguro che possano entrare dei bresciani e che diano, diciamo così, delle speranze di proseguimento per quanto riguarda il portare avanti una società che ha delle tradizioni importanti, ed è giusto che faccia dei campionati altrettanto importanti. Quest'anno è stata costruita una squadra che, secondo il mio punto di vista, non è una squadra in un certo senso competitiva per certi obiettivi, frutto anche, secondo il mio punto di vista, da queste situazioni negative in cui è coinvolto il presidente. Però ripeto, secondo me la squadra dovrebbe andare avanti per la sua strada, facendo il proprio lavoro. Sotto l'aspetto dei risultati sappiamo benissimo che la squadra, diciamo, in un certo senso sta facendo in pieno il proprio dovere, ma dovrebbe migliorare in certe altre circostanze. Ho delle remore in futuro, perché nel mercato autunnale, visto l'incertezza e diciamo in un certo senso anche la poca tranquillità da parte della società, non vorrei che a gennaio qualche giocatore si sentisse poco, in un certo senso, poco tutelato e decidesse magari, o chiederebbe magari, di poter andare via. Spero proprio che questo non succeda, ecco.
Allora Nick, ti leggo e leggo anche ai presenti, magari che non lo sanno, il comunicato stampa appunto del presidente Massimo Cellino. Ringrazio la squadra ed il tecnico Pep Clotet per la solidarietà e il sostegno mostratomi tramite il silenzio stampa. È stata una manifestazione di grande vicinanza e appartenenza, avendo chiesto espressamente nessuna esternazione mediatica per le mie vicende personali, compresa da me solo tardivamente. Il più grande supporto che ora possono darmi è quello di giocare con impegno e determinazione per vincere ed io affronterò i miei problemi con più ottimismo. Nick. Sì, è una situazione difficile da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista della squadra, quindi del gruppo squadra, allenatore, staff, giocatori, e anche dal punto di vista personale comunque del presidente, che comunque sia deve affrontare ovviamente a livello personale e a livello poi che si riflette nella società una situazione particolare. Sicuramente fa ben sperare il fatto che facciano squadra da questo punto di vista, anche appunto su quello che ha detto in conferenza stampa, nel senso che stanno rispettando quello che sta succedendo, ecco, penso che quello sia comunque un segnale importante, ecco. Poi da una parte è combattere le situazioni fuori, dall'altra è riuscire ad alimentare comunque lo spirito attraverso il campo. E io, se ci spostiamo un attimino sul gruppo squadra, penso che anche i ragazzi, sono sicuro che stiano vivendo un momento molto delicato, molto particolare, hanno bisogno probabilmente di, come dicevo prima, alimentarsi sul campo, di trovare dei risultati, di trovare ancora di più il gruppo. In alcune situazioni, anche se spiacevoli come questa, molte persone trovano modo di ripartire, trovano modo di riuscire a valorizzarsi. C'è davanti, come ha detto bene Aldo, il mercato invernale, di conseguenza la finestra di mercato potrebbe essere da una parte propositiva, dall'altra pericolosa, quindi è una situazione sicuramente da dover tenere monitorata. Però credo che oggi se la squadra riesce a fare un risultato positivo, anche si riflette in maniera positiva anche su tutto quello che sta succedendo fuori. Allora andiamo direttamente allo stadio Mario Rigamonti, dove per noi c'è il nostro Renzo Ciulli. Allora Renzo, buongiorno, e raccontaci un po' l'atmosfera dallo stadio, dagli spalti di Monpiano. Ciao Renzo. Ciao Fabio, buongiorno a tutti, buongiorno ai tuoi telespettatori e ai presenti al centro commerciale. Mi dispiace molto non essere lì, però sono qua per le prossime puntate, diciamo. No, l'atmosfera, diciamo, pensavo di trovare un ambiente meno presente, invece c'è gente, adesso gente abbastanza, le squadre stanno facendo il riscaldamento, c'è un silenzio d'attesa e vediamo, speriamo che la squadra risponda per quello che ha sempre fatto, con l'impegno. Sicuramente si sta vivendo un momento un po' particolare a livello così di ambiente, di quello che sta succedendo a livello di società, però la squadra se ne deve totalmente, diciamo, distanziare, nel senso deve pensare alla partita, deve pensare all'importanza di questa partita e cercare di fare più punti possibili. Renzo, ti chiedo anche dal tuo punto di vista, quelle che è stata una 15 giorni davvero difficili, quindi abbiamo parlato insieme ovviamente ai nostri compagni di viaggio, chiedo anche a te un giudizio su quello che potrebbe succedere, ma soprattutto ti chiedo anche, alla luce del comunicato stampa, cosa ti aspetti oggi da parte della squadra? Ma io mi aspetto da parte della squadra, allora non entro nei meriti, diciamo, delle decisioni del presidente, consiglio di amministrazione, perché sono cose che a me piace parlare di calcio, sono cose che entrano, anche se questo è calcio, perché l'importanza di una certa continuità e presenza a livello societario è fondamentale per qualsiasi squadra di calcio, quindi che ci sia una certa, diciamo, equilibrio e una certa sicurezza a livello di presenza come società, come possibilità di continuità della società, penso che sia basilare. E il messaggio che ha mandato il presidente sicuramente è un messaggio di volere dare una certa tranquillità, ma allo stesso tempo di caricare la squadra e di forse di ricaricarla di una responsabilità in più,
Cioè non, la squadra deve giocare, sì, per il presidente, è giusto giocare per il presidente e per la società, ma deve giocare soprattutto per se stessa, per l'allenatore, per il lavoro che fanno settimanalmente, per rispondere, non tanto rispondere quanto invertire, soprattutto a livello di risultato, vittoria, visto che sono tante partite che non arriva questa benedetta vittoria, rispondere sotto quell'aspetto lì sicuramente. Poi per il resto, per quello che riguarda tutti i discorsi che sono stati fatti in settimana, sono cose che io cerco di non commentare, perché non le, come posso dire, non fanno parte di quello che è il mio interesse è il campo, il calcio, e non entro nei meriti di quelle che saranno le decisioni del consiglio di amministrazione, presidente, vendita o se c'è qualcuno interessato. Mi auguro sempre che il Brescia possa avere una società alle spalle forte, ambiziosa e con potenzialità economiche, quello è sicuramente sì, perché lo merita la piazza. Perfetto mister, ci sentiamo tra pochissimo per il calcio d'inizio di questa sfida. Noi stiamo vedendo intanto le immagini anche qui dal centro commerciale, le rondinelle del riscaldamento delle squadre. Allora tra pochissimo con il nostro Renzo Ciulli. Allora dobbiamo dare conto delle formazioni, perché giustamente anche chi sta vedendo la partita da casa e qui al centro commerciale le rondinelle vuole sapere quale squadra ha scelto il nostro tecnico Pep Clotet. Allora andiamo a definire quello che è l'undici di partenza con il Brescia che schiera un 4-4-2 con Andrenacci tra i pali, con Iallo sulla corsia di destra, Mangraviti sulla corsia di sinistra, Dorni e Papetti coppia centrale, poi in mezzo al campo Bisoli, Van Deloy, Viviani e Ndoi, in attacco la coppia composta da Moreo e Aie. Ricordiamo l'indisponibilità di Andrea Cistana, che fino all'ultimo ha provato a recuperare ma non ce l'ha fatta, assente anche per infortunio Ward e Holzer. Non c'è Karacic, che tra l'altro ha giocato 70 minuti nella vittoria dell'Australia contro la Tunisia, titolare, quindi in bocca al lupo a Fren per il proseguo della rassegna iridata. E in panchina invece ritroviamo Bertagnoli dopo le problematiche avute da un punto di vista societario proprio sotto il profilo del contratto. Insieme a lui torna Pace, o meglio si rivede Pace, che non si era visto se non in quel di Coppa Italia contro lo Spezia. Bianchi, Laboico, Neymeyer, Nuomaga, Rofalo, Galazzi e Sonzogni in panchina. Ricordiamo anche la squalifica di Lezzerini. Risponde la spalla con l'ex tanto amato da Renato Damonti, Alfonso. Renato? Sì, l'ho amato profondamente. Speriamo che oggi faccia una delle sue classiche no, sto scherzando. Quello che si tuffava quando la palla ormai era... Sì. Speriamo si tuffi fuori anche oggi dopo. Allora, Alfonso tra i pali, 3-5-2 il modulo scelto da De Rossi, con Arena, ex altro Meccariello e Delle Mura in difesa, Dickman, Murgia, Esposito, che conosce bene il nostro Adriano Abate, e Zanellato insieme a Celia a comporre il quinquetto di centrocampo, Moncini e Rauti in attacco. Ricordiamo l'assenza di un bomber come la Mantia, che ci fa solo piacere. In panchina, tra l'altro, un campione del mondo come De Rossi. Renato Damonti, partiamo ancora una volta, parliamo meglio di calcio, parliamo di calcio giocato. Cosa ti aspetti da questo Brescia? Ma guarda, sto guardando anche i campionati del mondo, naturalmente non ho perso una partita perché noi pensionati ce lo possiamo permettere. E facevo una considerazione insieme a Valentina quando siamo andati a cena a Lume di Candela, anche perché la corrente costa. Qui la corrente ci sono i genitori, ci sono i genitori. Ti ricordo che ci sono i tuoi suoceri qua davanti. Che li salutiamo, Emanuela e Angelo. Angelo, un buon centrocampista, l'ho ingaggiato oggi per le mie partite del giovedì. E stavo dicendo che cosa mi aspetto? Io ho visto la Spagna, abbiamo visto la Francia, non mi aspetto che copino da loro, mi aspetto però che si comportino come la Corea, il Giappone, l'Iran addirittura, che corrano, che si diano da fare, che buttino la stampella oltre l'ostacolo come ha fatto Enrico Totti. Mi aspetto queste cose perché noi non siamo tanto bravi dal punto di vista tecnico, siamo legati a degli schemi che io odio. Io vorrei che i giocatori giocassero sì per il presidente, che alla fine è quello che firma i bonifici a fine mese, ma che giochino per se stessi, giochino per il Brescia, giochino
per il pubblico che va a vederli, da cui si aspettano l'incoraggiamento, ma a cui bisogna dare il proprio incoraggiamento per vincere questa partita. È importante, veniamo da prestazioni che lasciano il tempo che trovano. Mi aspetto tutto questo, poi il risultato alla fine lo accetti. Allora Valentina, andiamo però a riepilogare quelli che sono stati i risultati maturati poco fa, perché c'è stata una bellissima partita ricca di gol, 4 tra Regina e Benevento, risultati di ieri e giornata di oggi. Ah, prima di tutto voglio fare tantissimi auguri al nostro Niki, che questa settimana ha compiuto gli anni, quindi un bacio da tutti noi, non ci siamo dimenticati. E che ha zuccherato la nostra giornata, grazie, specialmente mille. Quella di Renato Damonti, auguri Nick. Che le ha mangiate tutte, comunque grazie. Allora, hanno giocato ieri Parma-Modena, ha vinto il Modena fuori casa per 2-1, poi Pisa-Ternana conclusa per 3-1 e appena terminata Regina-Benevento finita in pareggio 2-2. Contemporaneamente la nostra partita delle 15, Brescia-Spal, giocheranno Cittadella Cosenza, Como Bari, Frosinone Cagliari, Perugia Genoa, su Tirol Ascoli e sempre oggi alle 18 Palermo Venezia. Facciamo questo gioco, ragazzi. Allora, grazie Valentina, facciamo questo gioco. Parliamo e raffrontiamo un po' quello che è il mondiale che si sta svolgendo in Qatar con quella che è la Serie B di adesso. La sorpresa del mondiale, la sorpresa della Serie B, la certezza del mondiale, la certezza della Serie B. Parto da Nick, dai, partiamo da te. La sorpresa in questo momento, la sorpresa del mondiale, quindi la sorpresa della Serie B? Vai! La sorpresa del mondiale secondo me può essere la Spagna, non per il risultato della prima partita, ma perché è una squadra molto giovane, è un allenatore che mi piace molto e spero possa andare avanti parecchio in questa competizione. La sorpresa della Serie B, direi la Ternana. Ternana che tra l'altro ieri ha cambiato l'allenatore, esonerato Cristiano Lucarelli dopo la sconfitta. Velocissimamente prima del break pubblicitario, Aldo, mondiale? Ma guarda, anch'io ho apprezzato la Spagna per il gioco, per i giovani che stanno giocando, per il gioco propositivo che ha. E poi io direi che il Frosinone secondo me non perché è in testa classifica, però è una squadra che sa farsi valere, è una squadra che gioca a calcio, sta in campo con grande intensità e penso che fino alla fine arriverà in queste prime posizioni sicuramente. Adriano? Beh, mi alleno a loro, nel senso che la Spagna è quella che ha mostrato il miglior calcio, però anche il risultato dell'Arabia Saudita è stato molto, molto interessante. E per quanto riguarda la Serie B, direi che il Südtirol è una neopromossa, dopo le prime 2 o 3 partite che ha perso ha inellato una buona serie di risultati, perciò il Südtirol come sorpresa della Serie B. E allora noi ci concediamo il primo piccolo break pubblicitario, restate con noi, chi è pronto invece a seguire dal centro commerciale la partita si sieda perché stiamo per partire, pochi minuti, 8 per l'esattezza e sarà calcio d'inizio tra Brescia e Spal, lì nella regia. Investire significa costruire il proprio futuro ed è possibile anche in una situazione come quella attuale. Il mercato azionario nel lungo periodo ha sempre dato ottimi risultati, ma com'è possibile sapere il giusto timing di entrata? La risposta è facile. Il market timing perfetto è oggi, con un piano d'accumulo, una formula di investimento che attraverso il versamento di piccole somme mensili ti permetterà di strutturare il tuo futuro finanziario nel corso degli anni. L'opportunità è il nostro fondo RickSave Global Equity Value. Per saperne di più, chiama o vieni a trovarci.
Davanti a te c'è qualcuno che sta ricostruendo la sua vita. Dagli una seconda possibilità. Ascoltalo. Per te sono pochi minuti, pochi istanti. Per lui hanno un valore immenso. Scoprirai che qui alla comunità Lautari i ragazzi cercano il loro riscatto, si confrontano, lavorano per non essere di peso alla famiglia e alla società. Vieni a conoscerci e a conoscere le nostre attività. Lautari, il tuo futuro è insieme. Crea la tua vacanza come vuoi, in totale autonomia sul nostro sito, oppure mettiti comodo e affidati a noi. Amerigo Viaggi dal 1984 è garanzia di professionalità e competenza. Dalla gita fuori porta alla vacanza al mare, una crociera o un viaggio luxury. Ti aspettiamo nella storica sede di Brescia in piazzale Cesare Battisti o nelle nuove agenzie di Villa Nuova sul Crisi e Rodengo Saiano. Amerigo Viaggi con Travel Hub è oggi più digital e social. Seguici e prenota anche su amerigoviaggi.it. Falla via vi divani per due soldi, un divanetto mio padre comprò e c'erano i letti imbottiti, le poltroncine, i divani letto, il divano misura per te. Falla via vi divani. BS Auto, una giovane e dinamica società sempre alla ricerca dell'auto dei tuoi sogni. Importiamo direttamente dalle case costruttrici tedesche, automobili semestrali, aziendali, anche chilometri zero e nuove. Trattiamo ogni tipo di veicolo, nuovo o usato, e di qualsiasi marca e modello. Finanziamenti e leasing personalizzati. Tutte le nostre vetture sono certificate e periziate e con noi avrete certificazione chilometrica e garanzia. Da BS Auto la qualità viaggia su quattro ruote. Di nuovo insieme, di nuovo in diretta anche dal centro commerciale Le Rondinelle di Roncadelle con le squadre che stanno per fare il loro ingresso in campo, con l'attesa che cresce anche qui nel nostro studio all'aperto con la bellissima scenografia di questo albero di Natale che ci sta introducendo al periodo natalizio. E allora ribadiamo le formazioni perché si fosse solo posto ora l'ascolto della nostra trasmissione, con il Brescia che gioca col 4-4-2, là inquadrati ci sono i ragazzi del mister Adriano Abate. E allora Andre Nacci tra i pali, Ialo, Adorni, Papetti, Mangraviti, il quartetto difensivo, Bisoli, Vandeloi, Viviani e Ndoi come centrocampisti. In attacco la coppia composta da Moreo e Aie. In panchina Sonzogni, Galazzi, Garofalo, Nuamane, Meyer, Laboico, Bianchi, Bertagnoli e Pace. Risponde la SPAL col 3-5-2, Alfonso tra i pali, Arena, Meccariello, Delle Mura in difesa, Dickman, Murge, Esposito, Zanellato e Celia in mezzo al campo, Moncini e Rauti in attacco. L'allenatore è il campione del mondo 2006, Daniele De Rossi. Però prima di iniziare ci tenevamo anche noi, Valentina, a fare un passo importante verso lo stop alla violenza sulle donne. È stata una settimana importante, qualche giorno fa c'è stata questa giustamente giornata dedicata alle donne, stop alla violenza sulle donne, e allora a te la parola. Esatto, allora come ha detto Fabio, il 25 novembre è stata la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. E noi ovviamente della squadra di Diretta Stadio ci uniamo e ho scritto qualche riga da dedicare a tutte le donne. Un uomo innamorato non usa la forza, ma ti rende più forte standoti accanto. Ti toglie le insicurezze, ma non la libertà. Un uomo innamorato grida ti amo, ma non ti urla addosso. Ti fa piangere, sì, ma solo di commozione. Un uomo innamorato persegue con te i tuoi sogni, ma non ti perseguita. Ti fa sentire perfetta così come sei, ma non ti fa sentire sbagliata. Un uomo innamorato non usa né violenza fisica né psicologica. Ti protegge e non ti chiede di doverti proteggere da lui. Tutto il resto non è un uomo, tutto il resto non è amore, non è normale che sia normale.
Eh sì, qui ci vuole l'applauso, l'applauso del centro commerciale Le Rondinelle, bellissime le parole della nostra Valentina, è davvero le donne non si toccano neanche con un fiore, è una frase forse così debole, perché è un messaggio davvero forte quello che vogliamo tutti lanciare, come il messaggio della Curva Nord che fa la sciarpata, pronti a vivere insieme a noi questa partita. E allora, tra pochissimo ci colleghiamo con lo stadio Rigamonti per capire anche, perché anche il nostro Renzo Giulli è curioso di vedere, Adriano, come si schiera il Brescia. Dal tuo punto di vista, che modulo, so che non sei tanto dei numeri, però che modulo potrebbe schierare? 4-4-2? Sì, scusa, vedendo, non sono abituato, vedendo i giocatori che sono scesi in campo, penso che possa giocare con un 4-4-2. Però indubbiamente le caratteristiche di Van der Looy, cioè di Ndoye, lo portano anche a poter entrare dentro il campo e giocare da trequartista alle spalle dei due attaccanti. Sicuramente quello che mi sorprende è un po' la scelta dei due mediani, Van der Looy e De Rossi, che hanno sempre giocato da play davanti alla difesa, o che c'è il cambiamento che ci può stare anche di Van der Looy come interno di centrocampo. Ecco, questo è un po' quello che dobbiamo un po' valutare, ma soprattutto penso che faccia un 4-4-2. Aldo? Ma anche secondo me, sicuramente, anche perché per contrastare un po' al meglio, soprattutto in fase di non possesso, un centrocampo a 5 da parte della SPAL, andando a coprire in ampiezza di più il campo con due esterni che sono Ndoye e da una parte e Bisoli dall'altra. E poi una scelta che a me piace e che condivido in pieno è rivedere, secondo il mio punto di vista, il Moreo come punta a fianco di Aie, perché secondo il mio punto di vista, come è stato impiegato ultimamente, lo vedo sprecato, perché alla fine è un giocatore che, diciamo così, in un certo senso lo toglievamo dal suo spazio ideale, che è l'area di rigore, perché uno dei giocatori che l'ha davanti è uno che vede la porta, fa gol e di conseguenza spesso e volentieri, facendo il ruolo di esterno alto, veniva spesso e volentieri portato via da questa zona, e quando ci arrivava con poca lucidità. Mi fa piacere vederlo a fianco di Aie, nella speranza che i due sappiano in un certo senso riempire di più l'area e cercare i gol che ci fanno vincere la partita, perché oggi è una gara che bisogna assolutamente vincere. E intanto è iniziato, 17 secondi sul cronometro, con il primo pallone toccato dalla SPAL, che gioca in maglia bianca, classica maglia azzurra con V bianca sul petto per il Brescia, con pantaloncini bianchi e calzettoni blu. Passa ora il pallone a un suo compagno, il difensore della SPAL, che si schiera col 3-5-2 con Meccariello centrale di difesa, lui che non ha lasciato un grandissimo ricordo all'interno di quello che è stato il suo percorso con la maglia delle Rondinelle. Tocco all'indietro addirittura da Enrico Alfonso, che ritrova i suoi tifosi, lui che è stato un idolo del tifo organizzato bianco-blu. Brescia che cerca di pressare, palla che viene recuperata però ancora una volta dalla SPAL, che gioca in ampiezza, perde il pallone su un contrasto Moreo, che ha provato ad approfittarne. Tra l'altro salutiamo anche Enzo Moreo, che ci sta seguendo dalle tribune dello stadio Rigamonti, ricordiamo papà del nostro numero 9. Gioca questo pallone la formazione ospite, che dimostra Renato Damonti in questo primo minuto e 16 di non avere timori reverenziali, soprattutto anche grazie a questa cura dei Rossi, che ha dato un pochino di brio ad una squadra che era abbastanza soporifera. Recupera palla, aspetta Renato perché c'è la ripartenza di Viviani, il tocco largo verso Ndoye che gioca larghissimo sulla sinistra, quindi forse la nostra disamina tattica è adeguata. Fallo su Emanuele Ndoye e dunque primo calcio di punizione per le Rondinelle, 1 minuto e 40. Renato. Ma guarda, come dico sempre, mi fido dell'allenatore, però è un centrocampo che non mi convince. Ndoye fascia sinistra, due centrocampisti a cui difetta un po' l'essere incontristi, soprattutto Viviani, che dovrebbe togliere i ferri da stiro dai piedi, perché è così, è un centrocampo che secondo me è numericamente inferiore a loro. Però insomma, vediamo, come sempre ci fidiamo del nostro allenatore. Eh sì, ci fidiamo del nostro allenatore, sempre 0-0 ovviamente. C'è stato il primo gol segnato dall'Ascoli, Ascoli 1,
su Tirol 0 e dunque partita in salita per la formazione dell'Alto Adige. Prova il filtrante, palla in area di rigore, il tocco non arriva di Emanuele Ndoye e dunque prima occasione che sfuma per le rondine. Andiamo allo stadio Rigamonti dove c'è per noi il nostro Renzo Ciulli. Renzo, allora, da un punto di vista tattico, come è schierato il Brescia? Un classico 4-4-2. Nel vedere la formazione quando sono arrivato allo stadio ero molto curioso di vedere come sarebbe stata messa in campo la squadra, perché è la prima volta che gioca col doppio mediano, diciamo, sia con Viviani che con Van Deloy. Messa in questo modo, se la palla era in mano, diciamo, e tra i piedi del Brescia, potrebbe creare grandissime difficoltà alla squadra, perché bene o male ci sono tutti i giocatori tecnici, forse Bisoli è l'unico incontrista, gli altri sono tutti bravi nel giocare il pallone e nel servire i compagni. Bisogna vedere nel momento in cui ce l'ha la SPAL come sarà il comportamento. Comunque inizialmente vedo una squadra abbastanza spigliata e questo mi fa ben sperare, abbastanza reattiva anche sulle mezze palle, sulle seconde palle, quindi mi auguro che l'inizio sia abbastanza positivo. Una nota di costume, diciamo, il Brescia ha cambiato le panchine. Beh, Cellino non si smentisce mai, allora, prova ancora una volta a giocare la carta della... Presente, perché sappiamo tutti, no, come il presidente sia lì, discretamente scaramantico, quindi visto i momenti negativi c'è stato lo spostamento dalla panchina alla destra. Adesso la panchina del Brescia è quella alla destra del campo. Allora, da buon commissario, non tecnico, ma questa volta commissario, facciamo di polizia, devi farci sapere nel prossimo collegamento, caro Renzo, se il buon Massimo Cellino è presente allo stadio. So che tu ti siedi a centro-sinistra, scusate. Allo stadio mi hanno detto, perché sentivo che prima non è allo stadio, mi dicono in questo momento non è allo stadio, un pochettino alta, quindi i tuoi colleghi, non posso dire i miei colleghi ma i tuoi colleghi mi dicono che non è presente allo stadio. Guarda che stai entrando anche tu a far parte di questa categoria e lo stai facendo anche molto bene, Renzo, eh? Ti ringrazio, Fabio, cerco di fare del mio meglio, ma parliamo di calcio. Allora, I tuoi commensali, salutami i tuoi ragazzi. Renato Damonti non ti saluta perché sta mangiando, eh. Allora, conclusione da lontano, palla vicinissima al lato sinistro. Ci risentiamo tra pochissimo con Renzo Ciulli. Primo tiro scoccato dalla distanza, conclusione dai 20-25 metri. Palla che va all'angolino destro, ma ovviamente fuori dalla porta porta biancoazzurra, difesa da Lorenzo Andrenacci. Primi minuti, Nick, cosa ti sembra? Sì, allora, appena conclusione appunto della SPAL, poco pericolosa per fortuna, ma in questi minuti, Fabio, mi pare di vedere un atteggiamento comunque del Brescia propositivo, nel senso che comunque ha un baricentro bello alto e è riuscito a recuperare più palloni di seconde palle anche in mezzo al campo. Si stanno muovendo bene, vedo una IE che è incollato a Esposito, quindi scherma ovviamente il regista della SPAL, sappiamo che ha grandi capacità di regia e quindi probabilmente Clotè lo conosce bene perché l'ha avuto, l'ha allenato, ma conosce probabilmente tutto il gruppo squadra. Mi sta piacendo, nel senso che l'atteggiamento mi piace. Van Deloy ha dato qualche minuto fa anche una bella palla in inserimento, poi sulla fascia dove Ndoye purtroppo non è riuscito a impattare e a calciare, però credo che ci siano delle buone risposte in questi minuti. E allora andiamo a sentire invece le risposte dalla parte del pubblico con la nostra Valentina. Vale. Allora, salutiamo i nostri affezionati di YouTube, Facebook e chi ci sta seguendo in streaming, ovviamente. Allora, i primi commenti. Anche il Turi, che è venuto a trovarci. Ciao Turi, poi volevo mandare un bacio gigante a Tommy, Gian e al Bruno che sono venuti a salutarci, a Ale e a tutte le persone che sono qua intorno a noi. Comunque è molto triste vedere l'imprenditoria bresciana disinteressata all'acquisto del Brescia e invece in campionato per finanziare club che hanno prospettive pari a zero. Ora che Cellino molla, voglio vedere tutti i professori chiacchieroni che trovano che tirano fuori le palanche per il Brescia Calcio, genio. Palanche non è male, palanche non è male. È stato discreto.
Buon pomeriggio, oggi siete in trasferta, ma per tutti il grido è sempre Forza Brescia, ciao Giovanni. Poi abbiamo un nostro utente ironico che scrive: il portiere della SPAL ha un pigiama, speriamo che si addormenti. Con la cessione del migliore dei nostri brocchi potremmo avere i soldi per comprare tutta la nazionale dell'Iran. Oltretutto salveremmo molte persone dal carcere. Forza Brescia. Buongiorno a tutti, oggi si vince 3-0. Devo dire che tutti sono molto molto positivi, quindi speriamo che la partita ci faccia portare finalmente a casa i tre punti che da troppo tempo che non troviamo. E poi Macellino non finisce mai di regalarci colpi di scena. Forza Brescia, oggi vinci per noi. Ciao amici di Diretta Stadio, Alberto. E allora Renato Damonti, 8 minuti di partita, partita molto bloccata, ma ci ha abituato questo Brescia a questa tipologia di prestazioni, soprattutto nei primi minuti. Beh, noi facciamo fatica comunque ad attaccare, che sia in casa o fuori. Confido però nella costruzione dal basso della SPAL, perché prima o dopo faranno qualche sciocchezza. Volevo dire un'altra cosa, ma... Ti ricordo che non siamo in studio, ma siamo sì, en plein air, Renato. Beh, i primi minuti non ci hanno detto niente, se non quella di due squadre che si stanno studiando, come si dice di solito. Non c'è grande... aggressività né da parte nostra né da parte loro, normale. Vorrei però che più avanti il Brescia cambiasse ritmo. Ho ricordato, e l'ha fatto anche Adriano, non so, l'Arabia Saudita, l'Iran, che mi sono piaciuti moltissimo per quello che è andato sul campo, e vorrei una squadra così. Ma più che altro sembra Giappone-Costa Rica di poche ore fa, perché i ritmi sono davvero non l'ho vista. Molto... perché stavi mangiando? Stavo mangiando. Allora, fai sapere al centro commerciale qual è stato il tuo menù di oggi. Oggi ho mangiato, come sempre prima della partita, un menù leggero. Ho mangiato arista di maiale e con fagioli burlotti conditi con burro e salvia. Vabbè, salutiamo le Marche, grazie. Vabbè. Renato Damonti, sei veramente il numero uno. Allora, 10 minuti di gioco, numero 10. Aldo Maccarinelli. Scusa, dimenticavo le paste che ha portato Nicola. Che praticamente dove sono finite poi non si sa. Dove sono finite non si sa. Aldo Maccarinelli. Salutiamo Emanuela, la mamma, e Angelo, il papà. L'hai già salutato. Adesso è arrivato il figlio, tutta la famiglia. Hai già salutato. Per fortuna che non stai vedendo nessuno che conosci, se no non faremmo la diretta oggi, Renato Damonti. Mi sembra di essere. Allora, nonché Paolo Bollani, certo, il direttore. Certo, il nostro direttore che ha reso possibile tutto questo, e non sarà la prima e l'unica volta che saremo qui in diretta dal centro commerciale che si sta riempiendo. E allora, Aldo Maccarinelli, questo lo diceva prima nel collegamento il nostro Renzo Ciulli, e lo citavamo anche noi, questo doppio mediano in sostanza, Brescia che per la prima volta lo schiera quest'anno. Sì, oltretutto sono due mediani poco incontristi, più che altro adatti nel far partire l'azione ma non andare a interdirla, nel senso che sono due giocatori in grado di gestire bene il possesso palla, però nel momento in cui devono andare a recuperarla qualche problema ci potrebbe anche essere. Ma poi volevo aprire una piccola parentesi per quello che stava dicendo Renato. Noi qui siamo diretti a stadio, non siamo a Zelig comunque, no? Eh sì. Ma lui può fare qualsiasi cosa. No, tra l'altro, quando ci siamo schierati qui sembrava di essere giudici di X Factor, ma non siamo neanche quelli. Siamo i commentatori del Brescia. Attenzione, occasione per la SPAL, pallinare di rigore, per fortuna chiude molto bene, lo fa Adorni con una bella chiusura, aveva trovato il Pertugio sulla corsia di sinistra. La SPAL Brescia che corre questo pericolo, ma c'è un fallo, gioco fermo, probabilmente c'è stato un fischio dell'arbitro, esattamente così, fallo di Aie che si è appoggiato forse troppo sull'avversario, anzi no, fallo di Moreo su Esposito, e dunque si riparte con un calcio di punizione per la SPAL, 12esimo in corso, sempre 0-0. Adriano, un Brescia che è ripartito come 15 giorni fa a Terni. Sì, vedo diciamo che c'è la SPAL che palleggia un po' meglio e cerca di avvicinarsi alla porta con tanti passaggi, mentre noi cerchiamo più la verticalizzazione o lanci lunghi per le punte. L'atteggiamento della squadra
a me personalmente non è che mi sia piaciuto molto. Mi piacerebbe sempre vedere un Brescia che gioca non per contenere la squadra avversaria, ma per fare la partita. Però sai, tante volte il campo dice questo e speriamo che riescano a fare qualcosa di meglio, perché per me l'atteggiamento non è quello giusto, ecco. Prego, prego. No, volevo solamente dire una cosa. Siccome questa qua, per noi questa è in pratica una partita che si deve cercare di vincere, e per farlo è chiaro che i ritmi in questo momento qua sono, secondo me, ancora troppo bassi. Ci vuole che in campo ci vada una squadra che giochi con maggiore intensità, ma soprattutto che migliori rispetto alle ultime 6 prestazioni, migliori soprattutto nella fase di gestione della palla, perché noi andiamo sempre tutte le domeniche a criticare quello che sono il comportamento delle punte, ma bisogna invece valutare invece come sono servite queste punte e che tipo di lavoro si fa per cercare di metterle in condizione, diciamo così, di andare a finalizzare. È cosa che noi dobbiamo sicuramente migliorare per cercare di portare a casa la vittoria. Questo è il mio pensiero. Mi sembra una squadra bloccata e che porti poche persone in area di rigore, insomma, che cerchiamo solo un po' la verticalizzazione o la ripartenza veloce. Ci proviamo però con Ndoye, attenzione, area di rigore, prova a saltare tutti, Ndoye, area di rigore, cade, non c'è il fischio, gol, Brescia in vantaggio! Benissimo! Brescia in vantaggio! Ed eccola qui la prima azione importantissima, 13° minuto, sfonda la difesa Emanuele Ndoye, partendo dalla sinistra, no, si accentra verso la corsia di destra dell'area di rigore, ancora, ha segnato ancora lui, Florian Ayé. Grande azione di Ndoye che salta 1, 2, 3 uomini, cade in area, secondo me c'erano gli estremi per il calcio di rigore, ma il più lesto di tutti è Florian Ayé, 1-0 Brescia. Il tanto criticato Ayé. Criticato no, discusso un po', ecco, dai, criticato no, perché lui la sua parte la fa sempre, nel senso che la generosità è una dote sua, però logicamente alcune volte vorremmo un po' più, qualcosa di più, nel senso di tenere palla, farsi di squadra. Vorremmo sempre questo, vorremmo sempre vedere i nostri giocatori giocare bene, però ognuno fa quello che può, insomma, ecco. Beh, lui è chiamato. Stiamo rivedendo l'azione, attenzione, perché c'è forse qualcosa da valutare, ma credo che se c'è qualcosa da valutare è il calcio di rigore, ma è ininfluente perché c'è il gol del Brescia. Vediamo, ci sono attimi concitati, soprattutto tensione nei confronti di Emanuele Ndoye, ha segnato dunque al 14° minuto. No, no, è gol, è gol. Per me si sono fermati. Nick, ancora una volta, noi l'abbiamo criticato tante volte, soprattutto perché da un punto di vista della manovra fa fatica, probabilmente non sono le sue caratteristiche e non è nelle sue corde. Però quando passa la palla in area di rigore, lui la tocca e la mette dentro a Ye. Eh sì, lui fa gol. Tutti l'abbiamo sempre, come ha detto giusto Adriano, abbiamo sempre discusso del fatto che non abbia particolari caratteristiche di manovra o non riesca a essere particolarmente brillante quando c'è da fare un appoggio ai compagni, una triangolazione piuttosto che un'azione corale. C'è da dire, ovviamente, come hai detto bene tu, che quando però c'è da far gol lui c'è, è una sua caratteristica, è un suo talento, perché comunque sia sono caratteristiche principali, ben venga, sicuramente c'è da sfruttarlo. Ci sono state diverse partite dove Ayé ha toccato pochi palloni, quando però capita in area è sempre pericoloso, come oggi fortunatamente è riuscito a sbloccare questo risultato. Giustamente sottolineava Adriano Abate come l'azione direi, è stata... Direi che il merito è tutto e due Ndoye, probabilmente loro si aspettavano un qualche cosa, si sono fermati e Ayé da opportunista l'ha messa dentro, ecco. Sicuramente il merito va a Ayé che fa gol perché si trova lì, però il merito è di Ndoye, sicuramente. Renato? Ti hanno rubato il microfono. Ah, ma Valentina che si tiene tutto. Gol importante, al di là della bellezza, gol importante. Due giocatori che abbiamo sempre discusso, ma abbiamo sempre detto alcune cose dal punto di vista tecnico-tattico. Di Ndoye, che non può fare il centrocampista, ma deve essere lasciato libero di agire soprattutto negli ultimi 30-40 metri nostri, e si è visto perché ha portato la palla in area di rigore. Poi è scaturito il gol. E di Ayé, che non deve andare a prendere palla, ma deve andare sulle palle sporche che arrivano in area di rigore. Questa è la sua capacità. Non dobbiamo chiedere
cose che non sanno fare i nostri, dobbiamo esaltare quello che sanno fare meglio. E quindi credo che fino adesso sia meritato questo gol. E adesso vediamo come va, insomma. Allora, andiamo allo stadio Rigamonti per sentire la reazione del pubblico con il nostro Renzo Ciulli. Renzo, gol importantissimo, anche psicologicamente ha sbloccato molto la situazione. Sicuramente sì, entusiasmo alle stelle, anche perché è stato un bel gol, diciamo come azione individuale di Endoi, perché diciamo, il gol ha fatto Aie, ma il merito per gran parte di Endoi che ha fatto questa percussione, tagliando bene il campo, sfruttando il movimento dall'interno all'esterno di Moreo. Poi la palla, subendo anche fallo che probabilmente, adesso non so perché dalla tribuna, adesso non ho visto le immagini, però dalla tribuna mi sembrava che avesse subito un fallo da rigore. L'arbitro non ha fischiato, non ha dato neanche il discorso del vantaggio, ha detto di no. E poi è stato pronto a Iea sulla respinta, su questa palla vagante, è stato pronto e reattivo a buttarla dentro. Secondo me è stato partire con questo risultato è molto importante. Adesso bisogna mantenere, non chiudersi e avere la capacità di sfruttare la tecnica, perché sicuramente a livello tecnico oggi la squadra presenta dei valori importanti in mezzo al campo. Ribadisco, sicuramente non avremo una squadra molto alta come pressione, ma la distanza tra difesa e attacco dovrà essere sempre quella lì, che come adesso che stanno chiudendo nella propria metà campo, però la squadra è abbastanza corta, compatta, proprio perché ha queste caratteristiche qui in mezzo al campo, non può andare a giocare a viso aperto, non può andare a giocare a spazi larghi per caratteristiche. Grazie Renzo Ciulli, ci sentiamo tra pochissimo con un altro collegamento. Aldo. No, stavo dicendo che appunto la domanda che avevi fatto prima con i due centrali di centrocampo che sono Endoi e Viviani, direi che tutto sommato è una squadra, è un reparto più portato a costruire che non a interdire. E credo che in questi primi 20 minuti di gioco la squadra stia dimostrando, sotto l'aspetto della gestione della palla, di lavorare abbastanza bene, con una buona precisione, con buone idee. Abbiamo gestito molto bene la palla, la stiamo facendo con una abbastanza buona precisione e dobbiamo continuare su questa strada, ecco. Attenzione alla spalla, prova con questo traversone in area di rigore, guadagna un calcio d'angolo, prova subito la risposta alla squadra di De Rossi con Moncini. Valentina, velocissimamente messaggi al gol, perché credo che sia davvero arrivato l'urlo nostro anche nelle case dei telespettatori. Come sempre direi. Gol merito di Endoi, forza ragazzi, Piero. Gol di Endoi, Aie solo nel posto giusto, al momento giusto, Marco. Di poco. Aie, sono il primo che lo critico, ma quando mi regala gioie, niente da dire, Omar. Il coro di Renato e Vale lo facciamo da qui. Aie, oh, Paolo. Grande Aie, questo... dopo lo... Vuoi farlo? Grande Aie, questo era l'inizio che volevamo vedere. Forza Brescia, i tre punti oggi sono fondamentali. Mattia, Aie, gliele diciamo sempre dietro, ma poi segna. Grandi, siamo in vantaggio, continuiamo così, Gian. Noi ora lasciamo spazio ai nostri sponsor, ci vediamo tra pochissimo, pubblicità. Investire significa costruire il proprio futuro ed è possibile anche in una situazione come quella attuale. Il mercato azionario nel lungo periodo ha sempre dato ottimi risultati, ma com'è possibile sapere il giusto timing di entrata? La risposta è facile. Il market timing perfetto è oggi, con un piano d'accumulo, una formula di investimento che attraverso il versamento di piccole somme mensili ti permetterà di strutturare il tuo futuro finanziario nel corso degli anni. L'opportunità è il nostro fondo RickSave Global Equity Value. Per saperne di più, chiama o vieni a trovarci.
Davanti a te c'è qualcuno che sta ricostruendo la sua vita. Dagli una seconda possibilità. Ascoltalo. Per te sono pochi minuti, pochi istanti. Per lui hanno un valore immenso. Scoprirai che qui alla comunità Lautari i ragazzi cercano il loro riscatto, si confrontano, lavorano per non essere di peso alla famiglia e alla società. Vieni a conoscerci e a conoscere le nostre attività. Lautari, il tuo futuro è insieme. Pronti a partire con noi? Amerigo Viaggi con MSC ha organizzato tre crociere imperdibili. Dal 3 novembre, 12 giorni, Italia, Grecia, Cipro, Israele, da €699 a bordo di MSC Lirica. Dal 4 dicembre, 8 giorni, Francia, Spagna, Italia, Malta, da €499 a bordo di MSC Grandiosa. Dal 12 marzo 2023, 8 giorni, Egitto, Giordania, Arabia Saudita, a bordo di MSC Splendida, da €965, incluso volo da Milano. Partenza e rientro a Brescia con bus dedicato. Amerigo Viaggi con MSC Crociere, occasioni imperdibili. Tutti i dettagli su amerigoviaggi.it. Estetica, acconciatura, grafica ipermediale. Dopo la scuola media, iscriviti ai corsi gratuiti di OK School e progetta il tuo futuro con noi. Ti aspettiamo qui, in via Arturo Reggio, per farti conoscere OK School, con i suoi laboratori ipertecnologici e aule strutturate come un vero e proprio salone di bellezza. Scopri il calendario degli Open Day. Chiamaci allo 030 35 44 635. Fissa un appuntamento con il futuro. Ti aspettiamo! BS Auto, una giovane e dinamica società sempre alla ricerca dell'auto dei tuoi sogni. Importiamo direttamente dalle case costruttrici tedesche, automobili semestrali, aziendali, anche chilometri zero e nuove. Trattiamo ogni tipo di veicolo, nuovo o usato, e di qualsiasi marca e modello. Finanziamenti e leasing personalizzati. Tutte le nostre vetture sono certificate e periziate e con noi avrete certificazione chilometrica e garanzia. Da BS Auto la qualità viaggia su quattro ruote. Di nuovo insieme con l'ammonizione per Esposito, siamo arrivati al 25esimo minuto del primo tempo, sempre Brescia in vantaggio 1-0, segnato 10 minuti fa Florian Ayé con il quinto centro stagionale dell'attaccante francese. C'è una punizione sulla quale si è posizionato Mattia Viviani, che prova, Federico Viviani scusate, il tiro di Viviani, palla che si abbassa vicinissima al primo palo con la Pantera Rosa Alfonso, che la battezza fuori, e così è. Dunque si riparte dall'1-0 per il Brescia al 25esimo minuto, un gol, dicevamo, Renato Damonti, che ha sbloccato psicologicamente una squadra che aveva iniziato in maniera abbastanza contratta. Dopo questo gol si sta vedendo tutt'altra pasta e tutt'altro Brescia. Beh, il primo obiettivo raggiunto, quello di essere andati in vantaggio, quindi c'è stata la reazione della SPAL, grande possesso palla. Poche cose da ricordare però in fase offensiva, se non una mischia in area di rigore risolta dai nostri. Quindi lasciamo loro il palleggio, noi giochiamo sulle ribattute, sul contropiede, perché questo ormai è il canovaccio di questa partita. Un canovaccio, Adriano, che il Brescia però sta interpretando bene. Adesso è la SPAL che deve un attimino sbottonarsi, e qui può entrare in gioco quelle che sono le caratteristiche. Possono entrare in gioco quelle che sono le caratteristiche, per esempio, di contropiedista di Ayé? Beh, in teoria dovrebbe essere così, però auguriamoci che sia così, nel senso che la SPAL gli facciamo fare la partita e noi dovremmo cercare di... Oh, attenzione, Ndoye perde un pallone sanguinoso e viene fermato con un calcio di punizione. Attenzione, perché Esposito è già ammonito. Ndoye è già nel mirino, sente la partita. Sì, dici. Sicuramente la vive in maniera un po' stressante, nel senso che lui ci tiene a far bella figura e sicuramente la sentirà più degli altri in maniera particolare.
mi auguro che lo faccia dalla settimana prossima, che, però è molto pericoloso anche sui calci di punizione. È un ragazzo che è nella cerchia dei giocatori della nazionale, perciò ha un bel avvenire davanti a sé. Assolutamente. Allora Valentina, andiamo ad aggiornare invece quelli che sono gli altri risultati di giornata. Allora, non avevamo detto il marcatore prima, infatti il Cagliari è in vantaggio sul Frosinone, ha segnato il 14esimo Luvumbo, mentre è passato in vantaggio il Como sul Bari per 1-0 gol di Blanco e Cittadella in vantaggio sul Cosenza, gol di Antonucci. Ti correggo solo, sei stata bravissima, ma il VAR ha tolto il gol al Como, quindi gol annullato al Como, si rimane sullo 0-0 tra Como e Bari. Nick, io sto vedendo 28 minuti di un Emanuele Ndoye in formato super, era un po' che non lo vedevamo giocare in quella posizione di campo, ma soprattutto stiamo vedendo un Emanuele Ndoye molto intraprendente. Sì, assolutamente, il gol è venuto ovviamente per una sua azione dove è entrato molto bene partendo dalla posizione che ha assunto dall'inizio della partita. Lo sappiamo che ci può dare tanto da questo punto di vista, probabilmente Clotet sta riuscendo anche in una chiave mentale a renderlo un po' più libero magari da alcune responsabilità in mezzo al campo che possono essere magari di copertura, a metterlo in una posizione dove può svariare un attimino di più. È da lui che devono arrivare questi palloni, ha sempre attenzione punto. Nick, attenzione perché l'hanno combinata grossa quelli della SPAL, perché c'è stato un tocco all'indietro volontario e quindi da regolamento, palla che sta per arrivare nelle mani di Alfonso, Alfonso in ritardo, c'è il tocco perché Van de Looy va in pressing, Meccariello tocca il pallone, calcio di punizione a due in area di rigore, dunque grande chance per il Brescia. Allora la seguiamo in diretta al 29esimo, quando siamo giunti alla mezz'ora. Flash, Renato Damonti, come si calciano queste punizioni? Voglio dire, Fabio, che Renato aspettava un'occasione di Alfonso e come voleva dire non l'ha smentito, ecco. Mi aspettavo ed è successo il palleggio dal basso come hai detto tu ed è venuto fuori la sciocchezza della spalla. Come si calcia, no? Come si calcia? Beh, bisognerebbe mettere da questa parte qui a sinistra un mancino e allargarlo molto perché la barriera andrà verso. Ma no, non può muoversi. Barriera foltissima per difendere questa porta. 8 uomini in barriera. Praticamente tutta la spalla racchiusa nell'area piccola. Calcio di punizione, il tiro di Viviani così. Alto. Ha scelto la soluzione. Come si fa a calciare? Di potenza e poca precisione. Tira addosso qualcheduno, magari qualcheduno la tocca. Da lì è impossibile fare gol così. Da lì è impossibile fare gol così. Vabbè. Solo Maradona. Hai detto niente. Napoli Juventus dell'anno. Pareggio del Frosinone. Pareggio del Frosinone nel big match della giornata numero 14. Ha pareggiato dunque il Frosinone. Frosinone 1, Cagliari 1. Allora vi ricordo a tutti i presenti che chiaramente il nostro microfono è aperto. Se volete intervenire in diretta con noi, non lo farò io, lo farà Valentina, che così siete molto più contenti. Valentina vi darà la possibilità di interagire con noi, quindi senza avere paura, e anzi dopo lo faremo Valentina, andremo a sentire cosa ne pensano di questi magari primi 45 minuti del Brescia, quindi fra un quarto d'ora preparate le vostre considerazioni così come facciamo noi e diventate anche voi protagonisti di Diretta Stadio. 31 minuti, superata la mezz'ora, Aldo Maccarinelli è un buon Brescia. Sì, vedo rispetto alle precedenti prestazioni una squadra molto più attiva, molto più propositiva, che gestisce, secondo il mio punto di vista, la palla con maggiore precisione, anche in fase di non possesso, dove in questo momento la SPAL può, diciamo così, avere una lieve superiorità nella gestione della palla. Io non ho visto grandi parate del nostro portiere, quindi anche in fase di non possesso la squadra si sta comportando benissimo, curando bene tutte le giuste distanze sotto la linea della palla. E di conseguenza andiamo a chiudere bene tutti gli spazi, limitando al massimo quello che potrebbero essere i pericoli che la SPAL ci può creare. Lancio lungo da parte di Andre Nacci, tra pochissimo ci ricollegheremo con lo stadio Mario Rigamonti. Adriano Abate, un giudizio anche sulla prova di
Viviani, che prima ha avuto una buona opportunità. Attenzione, area di rigore con il passaggio all'interno dell'area da parte di Florian Ayer. Chiude bene la difesa questa volta Brescia, che ha avuto una buona opportunità ma non l'ha sfruttata. Brescia che comunque tiene alta la pressione, colpo di testa di Ayer, palla che rimane lì. Meccariello con una sforbiciata alla De Paola, la rimanda nel campo opposto, ma ancora Brescia che davvero sulle seconde palle sembra essere di un'altra pasta rispetto a quello che abbiamo visto pochi mesi fa. Beh, allora, fino ad ora a mio parere non sto avendo una gran partita. La cosa positiva è che siamo in vantaggio. Sulla prova di Viviani vedo che fino ad ora, insomma, non abbiamo concesso niente alla SPAL, non ha ancora fatto un tiro in porta, non si sono mai resi pericolosi. Io mi auguro che sia merito nostro, sicuramente ci sarà del merito nostro, ma molto del merito anche, soprattutto della SPAL. Viviani sta facendo la sua buona partita, come la stanno facendo un po' tutti i nostri giocatori, ecco. Un po' di sacrificio, perché dobbiamo contenere l'iniziativa della SPAL, ma fino ad ora, insomma, ritengo che sia stato più che sufficiente. Attacca ancora la spalla, attenzione perché siamo alla mezz'ora superata da 3 minuti con la formazione di De Rossi che prova a spingersi verso l'area di rigore biancoazzurra, guadagna un fallo laterale con Dickman che ha tirato addosso a Ndoye. Andiamo allora dal nostro Renzo Ciulli. Renzo, come sta vivendo il pubblico lì allo stadio Rigamonti? Attenzione, grande numero, palla in area di rigore, la palla viene toccata, calcio d'angolo per la spalla. Renzo. Ma c'è buona partecipazione al di là della curva che sicuramente era in silenzio fino alle 15, dopo dalle 15:00 un secondo ha iniziato a cantare, non si è mai zittito, diciamo. Però c'è buona partecipazione anche perché vede la squadra che come sempre c'è ottimo impegno. Poi si potrà disquisire sull'aspetto, diciamo, di caratteristiche o il fatto che tu stai lasciando tantissimo gioco a loro cercando di sfruttare poi il campo aperto, però questa è una conseguenza di dover rimanere abbastanza compatti proprio perché si fa fatica a conquistare palla alti. Le poche volte che la Brescia è riuscita a conquistarla ha creato i presupposti per essere pericoloso, subendo quando poco fa ha fatto un fallo su, è stato ammonito Esposito, era una buona occasione, oppure l'occasione che ha avuto prima ieri. Quindi i presupposti ci sono, il problema è che tante volte conquisti la palla un po' troppo in basso e vuoi uscire palleggiando, infatti ci sono state 2 o 3 situazioni discretamente pericolose da parte loro. Niente di che, il comportamento della squadra in questo momento è buono a livello di coesione, tutte 11 stanno lottando, ci stanno aiutando, coprono bene il campo. Bisogna mantenere questo atteggiamento qua, ribadisco, è importante le misure, le distanze che la squadra riesce a mantenere. Sicuramente nell'arco della partita saranno, la stanchezza potrebbe prevalere su questo, quindi è importante che il Brescia riesca a tenere un pochettino di più il pallone, questo sì, e far abbassare un po' il ritmo a loro e far abbassare il ritmo alla squadra, alla partita, perché non può giocare 90 minuti in questo modo. Grazie Renzo, disquisizione tattica interessante quella di Renzo Ciulli, Aldo Maccarinelli, perché in effetti la riconquista della palla è sempre a 50-60 metri dalla porta avversaria, poi ci sono 50-60 metri di campo da fare in avanti. È difficile, comunque il fatto di recuperare la palla bassa, anche perché se non ti riesce questo atteggiamento poi alla fine andiamo a portarci al limite dell'area gli avversari e diventano dei problemi. Secondo me bisognerebbe rimanere in campo con questa compattezza, con queste distanze giuste fra centrocampo e difesa e cercare magari di avere un baricentro un attimino più alto per cercare di recuperare la palla un 15 o 20 metri più alti, di modo che nel recupero di questa palla sei già pronto ad andare a creare dei problemi agli avversari. Però come diceva Adriano, può anche darsi che sia una scelta tattica da parte della società andare a chiudere bene quelli che sono tutti gli spazi nella propria tre quarti. Per adesso le cose vanno bene, anche perché abbiamo limitato al massimo i problemi che loro ci hanno creato e di conseguenza chiamiamola tattica,
difensiva è stata, diciamo, in un certo senso centrata. D'altra parte sono loro che devono creare lo spazio per cercare di andare a concludere, e noi siamo in questo caso, diciamo così, dobbiamo cercare di rallentare la loro azione e cercare in un certo senso di occupare bene tutti gli spazi nella nostra metà campo. Vedo che loro, e lo stiamo facendo secondo me abbastanza bene, ecco. Anche perché i problemi che ci hanno creato non sono stati, non ci sono stati in pratica, perché Andrenacci in questi 37 minuti non ha ancora toccato la palla. Non hanno ancora fatto un tiro in porta, perciò vuol dire che la scelta fatta fino adesso sta portando frutti, ecco. In tutte le cose ci sono le scelte che portano i pro e i contro. Il pro è che fino adesso la Spal non ha fatto niente, non ha creato niente e non ha fatto nessun tiro in porta. I contro sono che, come dicevamo, recuperi palla troppo alto e porti sempre la Spal lì al limite dell'area di rigore. Però c'è anche un discorso che potrebbe essere... Interferenza tecnica, vai tranquillo. C'è un discorso che potrebbe essere, diciamo, in un certo senso sfruttato a nostro vantaggio, trovandoci di fronte a una squadra che sale per andare a cercare di recuperare. Noi abbiamo un buon contropiedista che è Aie, che attacca molto bene la profondità, e potrebbe essere, diciamo così, una delle soluzioni che noi dovremmo essere bravi a sfruttare, ecco. E allora di nuovo insieme con il Brescia, che ha provato questo colpo di testa con Florian Aie, palla che è andata leggermente fuori, ma ancora una volta Florian Aie ha trovato il tempo giusto con bellissima scelta di tempo davvero del nostro attaccante, che è andato a impattare molto bene la palla fuori di poco alla destra del buon Alfonso. Siamo giunti negli ultimi 5 minuti, vi ricordo che potete commentare con noi quello che è la partita del Brescia. Vi do un aggiornamento dal mondiale, dai, entriamo un po' anche, attenzione perché c'è ancora una volta Ndoye, torniamo però alla realtà, perché la formazione del Marocco è in vantaggio 1-0 sul Belgio. Marocco 1, Belgio 0 all'82esimo. Addirittura gli era stato tolto un gol, ha segnato Sabiri, che è giocatore centrocampista della Sampdoria. Mamma mia, che risultati anche al mondiale, ma quello che conta è il risultato del Brescia. Occasione ancora al 39esimo per il Brescia, che va vicino al 2-0 con Moreo. Brescia che sta davvero sfruttando molto bene le fasce, qui palla di Iallo, grande chiusura di Meccariello che mette in calcio d'angolo con Moreo, che da due passi stava per metterci il piattone. Seguiamo questo calcio d'angolo per la formazione biancoazzurra, poi vado da Nick, calcio tecnico per anche valutare la prestazione del centrocampo biancoazzurro. Palla dalla destra, batte Federico Viviani, parabola in area di rigore, allontanano di testa, l'allungo, il tiro, gol, 2-0! Raddoppio di Mangraviti, 2-0, e l'applauso spontaneo, bellissimo, del centro commerciale Le Rondinelle. Mangraviti colpisce il ragazzo bresciano, 2-0, Brescia 2, Spal 0, con la gentile collaborazione del numero 22 della Spal, che fa un assist perfetto, e Mangraviti di testa la mette alle spalle di Alfonso sotto la Nord, 2-0, Nick. Sì, 2-0. Fortunatamente il giocatore della Spal ce l'ha spizzata in maniera perfetta per Mangraviti, quindi ringraziamo, non credo che sia stato esattamente corretto il suo intervento, ma meglio così, assolutamente meglio così, 2-0. Stiamo contenendo una Spal, comunque, Fabio, permettimi di dire, poco pericolosa. Ma però abbiamo un atteggiamento positivo, il nostro centrocampo sta facendo comunque un lavoro di ottimo contenimento. Sulle ripartenze, chiaramente, se non sulle fasce laterali, non stiamo esprimendo chissà quale gioco, ma non ce n'è bisogno perché siamo 2-0, quindi ci prendiamo volentieri questo punteggio e andiamo probabilmente a riposo con la doppia certezza da dover difendere poi nel secondo tempo. Vogliamo spendere anche due parole per questo Mangraviti, perché spesso e volentieri l'abbiamo discusso, ma è un giocatore comunque che, quando è stato impiegato, secondo me ha sempre fatto del suo. Non è un giocatore eccellente in certe situazioni, però è un giocatore che
il suo rendimento lo dà sempre, ed è un giocatore concreto che ha grande carattere e grande volontà. E questa situazione qua del gol è un giusto premio a questo suo impegno e a questo suo lavoro che fa sul campo, secondo me. Anche perché Mangraviti, lo ricordiamo, utilizzato come centrale difensivo, utilizzato come terzino destro, utilizzato come terzino sinistro, quindi all'occorrenza davvero jolly della difesa, e giustamente sottolineavi questa capacità di mettersi sempre a disposizione. Lui nasce come centrocampista centrale. Esatto, esatto. È il calcio. Eh sì, è veramente assolutamente molto eclettico. Guarda chi è arrivato là in fondo, Valentina, C'è il nostro piccolo tifoso Ricky insieme a mamma Silvia e papà Diego, che è venuto a trovarci. Allora attacca ancora il Brescia, 42esimo, grande azione di Moreo che sta giocando, ricordiamo, davanti al papà in tribuna. Ancora Brescia scatenato e davvero sta chiudendo bene ora la fase finale, però c'è un contropiede, prova a ripartire la SPAL, facciamo un po' di cronaca, poi torniamo allo stadio Rigamonti a fine primo tempo per sentire l'urlo della curva nord. Qui non fischia l'arbitro, si prosegue. Renato Damonti, 2-0, un Brescia abbastanza inaspettatamente concreto, verrebbe da dire. Sì, ma vista la partita non mi sorprende. Noi non siamo fini palleggiatori, il palleggio lo lasciamo a loro e il possesso palla lo lasciamo a loro, che fa statistica solo ma non fa concretezza. Noi invece siamo stati, come si dice, cinici nell'utilizzare le due cose che ci sono capitate, e siamo, secondo me, dal punto di vista tattico, meritatamente in vantaggio. Che poi la SPAL abbia tenuto tanta, certo è pericoloso, perché se la palla ce l'hanno gli avversari può succedere sempre qualche cosa, ma mi sembra che sia un possesso palla effimero che non porti e non ha portato nessun risultato. Bene così, difendiamoci e andiamo al riposo sul 2-0, che è già tanto per oggi. La SPAL fa poesia, il Brescia invece raccoglie. La sostanza, Adri, è questa, insomma. Sì, giusto. Palla tanto loro, chi se ne frega. È giusto, fosse sempre così, Renato. Va benissimo così. Di solito così sono le partite del Paris Saint-Germain o del Real Madrid, possesso palla 90-10 e poi vincono gli altri 1-0, ma va bene così, questo è il calcio. Chiudiamo in attacco. Scusa, il Real Madrid. No, scusa, però, Renato, non volevo infierire. Come si diceva, probabilmente, sai, il Brescia è andato in vantaggio, doveva fare giustamente una partita dove lasciava l'iniziativa alla SPAL, ma non è che il Brescia è meno abile della SPAL nel palleggio, sa palleggiare anche il Brescia, solo che si è trovato in vantaggio, la partita è andata di così, e benissimo anche il secondo gol, perché sicuramente il Brescia ha avuto più opportunità. La SPAL fino ad ora mi ha deluso. Non attenzione, Ndoye, il tiro ribattuto, Meccariello si immola. Ma ancora Brescia che chiude in attacco questo finale di partita. Scusa, Adriano. No, stavo dicendo che, come dice Renato, meritatamente in vantaggio per quello che abbiamo creato. Assolutamente. Allora adesso sì, il gol è valido del Como. Como 1, Bari 0. Il vantaggio dei comaschi con rigore di Cerri al 45esimo. Cerri che aveva anche sbagliato un calcio di rigore. Valentina, messaggi. Pronostico Brescia 5, SPAL 0, forza Brescia, attenzione. Grande squadra e grande amore, meritato vantaggio, forza Leonessa. Dai che oggi sento finalmente delle vibrazioni positive, 2-0, crediamoci, forza Brescia Ale. Bravo Nick, andiamo a riposo con doppia certezza, auguri per il tuo compleanno Tiziano. Si ritorna a convincere e forse a vincere, fino alla fine stasera vogliamo brindare, forza ragazzi Paolo. Grande Mangra, forza Brescia, siamo 2-0, ora la si porta a casa Mattia. Ragazzi, essere in vantaggio nel primo tempo è quello che mi auguravo, forza ragazzi, oggi si deve vincere, Antonio. E poi c'è invece chi dice, riusciremo a prendere due gol del pareggio di nuovo negli ultimi minuti? Speriamo di no. No, speriamo di no. E allora è finita, terminata la prima frazione di gioco, 45 minuti di ottimo calcio, Brescia 2, SPAL 0, ci colleghiamo con lo stadio Rigamonti, Renzo Ciulli, Renzo. Sì, sono d'accordo con te, mi è piaciuto molto il Brescia oggi, veramente penso che sia come frazione di tempo sicuramente il miglior primo tempo che ho visto quest'anno.
Speriamo che continui così. Ha sofferto un attimo, però alla fine è stato molto pericoloso. Anche nei momenti di sofferenza è riuscito sempre a essere pericoloso. I gol sono venuti uno su una bellissima azione di Endoi, finalizzata poi da Ye. Il secondo, sì, da palla inattiva, però bisogna ripensare e rivedere come è nata la palla inattiva, quindi il calcio d'angolo. È stata fatta una bellissima azione con tanti passaggi fino al cross chiuso e poi dopo è stato bravissimo Mangarelli a farsi trovare libero dalla marcatura sul secondo palo, sfruttando una spizzicata avversaria, diciamo. E poi dopo si è visto quello che dicevo, che il Brescia deve addormentare la partita cercando il fraseggio, perché i valori tecnici in mezzo al campo sono nettamente superiori rispetto a loro. Mi sta piacendo molto Endoi, secondo me è il migliore in campo, non tanto a livello assolutamente qualitativo, ma anche per come si sta muovendo, per come viene dentro il campo, per come... Sono sempre dell'avviso che questo è un giocatore che deve più gioca nella zona centrali e più può incidere nel gioco offensivo della squadra, sia per andare a finalizzare sia per andare a servire gli attaccanti. E lo sta facendo, anche se deve partire dall'esterno. Mi piacerebbe vederlo più centrale, proprio come posizione di partenza e come posizione base. Però va bene anche così, se queste sono le prestazioni, va bene anche partire dall'esterno. E allora grazie Renzo Ciulli, buon tè caldo, visto che la temperatura là fuori comincia ad essere abbastanza rigida. E allora, tra pochissimo, Valentina, anzi, cominciamo a muoverci nello spazio. Vedo che quelli là sono due tifosissimi, stanno seguendo, quei ragazzi là stanno seguendo la partita. Allora andiamo a sentire magari il loro parere. Valentina, vai. Intanto, prima di sentire il loro parere, sento quello di Renato D'Amore. Vieni qua vicino a me una volta. No, lo so che non è la stessa cosa Renato Damonti, ma non è la stessa cosa. Allora, Renato Damonti, 45 minuti di ottimo Brescia. Ottimo, sì, dai. Diciamo ottimo perché stiamo conducendo 2-0. C'è anche una squadra avversaria che non mi ha particolarmente impressionato. Non mi piace questo possesso palla, non tanto perché lo fa la Spal, ma in generale questa costruzione dal basso che ha portato a un paio di sciocchezze. Per cui il 2-0 mi sembra meritato. A loro lasciamo la percentuale di possesso, noi i due gol. Questa è una partita da vincere, la stiamo per adesso vincendo tutto sommato merito e va bene così. Va bene così, e allora va benissimo, ok? Oh, dicono solo ok, non si vogliono esprimere i nostri amici che tifano Brescia. Allora, Valentina, ci sei? Certo che sì, sono qua con un nostro amico, dobbiamo dirlo, il nostro amico Turi, di me Fabio, a cui chiediamo cosa ne pensi di questi primi 45 minuti del nostro Brescia. Beh, visto il periodo, la vittoria era fondamentale. Speriamo di portare fino al 90esimo a casa i 3 punti, perché visto le defezioni che abbiamo e gli infortuni è una vittoria fondamentale. Poi sappiamo anche la situazione della società, quindi la vittoria è veramente importantissima e fondamentale. Speriamo di portare a casa questa partita, insomma. Grazie mille, guarda, sono in tantissimi. Fabio, c'è una coda che vuol parlare qua con me. Sì, adesso ma direi... Perché sono timidi, sono timidi. E allora, intanto che ne cerchi un altro, io vado con il nostro, esatto, Adriano Bate, che lui è meno timido. Oh, buongiorno, non scappare. Allora, Valentina, vai a intervistare quel signore là in fondo. Allora, quel signore, anzi vieni qua, dai. No, Luci, vieni qua. Dalle Luci. Lo facciamo venire in diretta. Allora, intanto Adriano, facciamo parlare te. Che dire su questa partita? Beh, fino ad ora il Brescia è meritatamente in vantaggio. Anch'io mi aspettavo qualcosa di più dalla parte della Spal, però va benissimo così. L'accortezza tattica del 4-4-2 rispetto al solito 4-3-2-1... sicuramente ha portato dei vantaggi. Dimmi, Aldo. Sì,
non abbiamo concesso niente alla Spalla, questo secondo me è un dato molto importante. Poi qualche cosa abbiamo creato, giustamente come faceva notare Ciulli, il nostro amico Renzo, un gol è venuto da un'azione personale di Ndoye, l'altro su calcio da fermo, però questo è il calcio. Però abbiamo creato anche altre opportunità che non sono andate a buon fine, però tutto sommato fino ad ora il vantaggio è meritatissimo. Allora, prima di andare da Aldo Maccarinelli, non so se vi ricordate qualche tempo fa, vi ho raccontato di questo personaggio, questo signore, ragazzo, mi piace chiamarlo così, che gira il mondo con la Formula 1, con la Formula 2, con la Formula 3, lui è un cuoco fantastico e girando il mondo, la prima cosa che fa quando gira il mondo è sapere a qualsiasi ora della notte, del giorno, quanto sta il Brescia. E allora, Cristian, e infatti, benvenuto a Cristian Stuarenghi, ben ritrovato in Italia a Brescia, eccolo qua. E allora, Valentina, facciamo sentire da Cristian se è contento di questo 2-0. Allora, prima di tutto, Cristian, ti chiediamo esatto se sei contento del 2-0, ma anche cosa ne pensi della situazione di Cellino, della situazione societaria del Brescia. Allora, ciao a tutti. Sì, sono contento del 2-0 del Brescia, perché come spiegava prima lui, cerco sempre di tenermi aggiornato. Situazione Cellino, a mio parere, è situazione delicata. Io vengo dal mondo della Formula 1, che anche adesso ha il suo pane quotidiano con Binotto. Quindi mi sbilancio dicendo che sarebbe bello avere da Babbo Natale una bella cordata bresciana che aiuti il nostro Brescia Calcio. Qualora non fosse così, supporto a un management straniero, visto che il mio capo è stato Briatore, quindi Benetton, eccetera, eccetera, supportiamo il nostro Brescia al meglio, quindi sperando che le cose si mettano in una certa maniera. Diplomazia, dai. Bravo, così, giusto così, grazie mille. Grazie a Cristian e buona giornata, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni. Grande Cristian, soprattutto per la sua passione per il Brescia, portata, lo ricordiamo, in tutto il mondo. Aldo Maccarinelli, è il tuo turno. Risultato giusto, in una partita dove sotto certi aspetti la squadra è migliorata moltissimo, soprattutto nell'atteggiamento. Sotto l'aspetto della costruzione del gioco è riuscita a fare due gol importanti, vince 2-0, ma soprattutto anche sotto l'aspetto della fase di non possesso è stata bravissima a chiudere tutti gli spazi e non dare nessuna possibilità agli avversari di metterci in difficoltà. Più di così abbiamo fatto bene sia in fase di possesso che nella fase di non possesso. Bisogna continuare su questa strada perché la partita non è ancora finita, sappiamo benissimo come siamo bravi e come lo siamo stati a riaprire le partite in condizione di vantaggio. Bisogna entrare in campo ancora con questa cattiveria, con questa attenzione e soprattutto cercare nella fase di non possesso e non concedere nulla agli avversari, perché è sufficiente un gol per riaprirla e fino al 90° finire con l'ansia. E noi ci siamo già passati da queste situazioni. Eh sì, mai finite, non sono mai finite le partite con il Brescia. Io sono d'accordo invece con l'analisi soprattutto dei singoli di Renzo Ciulli. Mi sta piacendo tantissimo Emanuele Ndoye. Devo però dissentire da lui, perché in questa posizione ha la capacità di accentrarsi, lo ha fatto nell'occasione del gol, e anche aprire gli spazi per i compagni. A me sta piacendo tantissimo in quella posizione, Nick. Sì, sinceramente anche a me sta piacendo, anche perché appunto è un giocatore eclettico, diciamo così, quindi se ben stimolato riesce a esprimere bene il suo potenziale, riesce a dare questa assistenza continua ai compagni. Nel caso del gol ovviamente è stata un'azione personale, è stato molto opportunista, è nelle sue corde, però è partito tutto da un bel inserimento esterno verso la porta di appunto Ndoye. Permette però Fabio comunque sia di dire che anche sia Van Deloy che Viviani insomma stanno facendo una buona partita. Sappiamo delle caratteristiche, non sono esattamente incontristi, forse Van Deloy lo è un attimino di più di Viviani, però credo che si stia muovendo bene. Bisoli sta dando il suo contributo sulla fascia destra, la parte difensiva e di contenimento la stiamo facendo bene, anche la difesa. È chiaro che probabilmente assisteremo a un secondo tempo un po' diverso dalla SPAL, penso che De Rossi cercherà di cambiare un qualcosina, qualche interprete oppure qualche posizione, proprio perché i suoi non sono quasi mai stati pericolosi, sono sotto di 2-0, non sono in una situazione rosea neanche loro, e di conseguenza penso che ci sarà una bella reazione. Il Brescia dovrà sicuramente continuare a contenere magari in modo diverso, lo vedremo, questa la squadra avversaria.
chissà, perché probabilmente ci potrà essere comunque dello spazio, magari più che in ripartenza, magari da riuscire bene a manovrare, da cambiare spesso lato, e credo che Ndoye da questo punto di vista può essere ancora utile, molto utile. Tra l'altro, sì, prego. A proposito di Ndoye, io dico, Fabio, che ci stiamo soffermando troppo sulla posizione di Ndoye. Ndoye fino ha sempre dimostrato di avere caratteristiche dove è abile tecnicamente, a forza, cioè a gamba nel gergo, però le sue caratteristiche, abbiamo sempre detto che ha buonissime caratteristiche, ci saremmo sempre aspettati di più, no? Per questo era un po' criticato, perché era quello che faceva intravedere che aveva delle possibilità enormi per migliorare, e difatti alcuni anni fa era oggetto di valutazioni anche da parte di squadre di Serie A. Il fatto poi che adesso sia ancora qui a Brescia solamente è un demerito suo, ma che Ndoye fosse un elemento importante con delle caratteristiche importanti l'abbiamo sempre sostenuto, solo che poi qui adesso ci soffermiamo sul fatto che giochi oggi, gioca esterno o giochi interno o giochi dietro la punta, nulla toglie alle sue qualità e al suo valore. Assolutamente, assolutamente. Vale, dobbiamo andare in pubblicità. Eh sì, Fabio, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, restate dove siete, noi torniamo tra poco. Pubblicità. Avete 5 minuti, ciao. Investire significa costruire il proprio futuro ed è possibile anche in una situazione come quella attuale. Il mercato azionario nel lungo periodo ha sempre dato ottimi risultati, ma com'è possibile sapere il giusto timing di entrata? La risposta è facile. Il market timing perfetto è oggi, con un piano d'accumulo, una formula di investimento che attraverso il versamento di piccole somme mensili ti permetterà di strutturare il tuo futuro finanziario nel corso degli anni. L'opportunità è il nostro fondo RickSave Global Equity Value. Per saperne di più, chiama o vieni a trovarci. Davanti a te c'è qualcuno che sta ricostruendo la sua vita. Dagli una seconda possibilità. Ascoltalo. Per te sono pochi minuti, pochi istanti. Per lui hanno un valore immenso. Scoprirai che qui alla comunità Lautari i ragazzi cercano il loro riscatto, si confrontano, lavorano per non essere di peso alla famiglia e alla società. Vieni a conoscerci e a conoscere le nostre attività. Lautari, il tuo futuro è insieme. Crea la tua vacanza come vuoi, in totale autonomia sul nostro sito, oppure mettiti comodo e affidati a noi. Amerigo Viaggi dal 1984 è garanzia di professionalità e competenza. Dalla gita fuori porta alla vacanza al mare, una crociera o un viaggio luxury. Ti aspettiamo nella storica sede di Brescia, in piazzale Cesare Battisti, o nelle nuove agenzie di Villa Nuova sul Crisi e Rodengo Saiano. Amerigo Viaggi, con Travel Hub, è oggi più digital e social. Seguici e prenota anche su amerigoviaggi.it. Alla B&B Divani, per due soldi, un divanetto mio padre comprò, e c'erano i letti imbottiti, le poltroncine, i divani letto, il divano misura per te. Alla B&B Divani, per due soldi, avrai il divano che piace a te. BS Auto, una giovane e dinamica società sempre alla ricerca dell'auto dei tuoi sogni.
Importiamo direttamente dalle case costruttrici tedesche, automobili semestrali, aziendali, anche chilometri zero e nuove. Trattiamo ogni tipo di veicolo, nuovo o usato, e di qualsiasi marca e modello. Finanziamenti e leasing personalizzati. Tutte le nostre vetture sono certificate e periziate e con noi avrete certificazione chilometrica e garanzia. Da BS Auto la qualità viaggia su quattro ruote. Di nuovo insieme, è iniziato il secondo tempo, dunque da vivere tutto d'un fiato questi 45 minuti. È uscito Dimitri Bisoli ed è entrato Massimo Bertagnoli, dunque fa il suo rientro dopo alcune settimane in cui aveva avuto qualche problemino di troppo, non tanto lui ma soprattutto il suo agente nei confronti della società biancoazzurra. E dunque cambio nel Brescia, problemi probabilmente fisici per Bisoli che aveva fatto sicuramente una buonissima partita. Si ricomincia con un fallo ai danni di Dickman da parte di Ndoi, anzi era Adorni, calcio di punizione per la SPAL. Ricordiamo che si riparte dal punteggio di 2-0, lo ricordiamo e ribadiamo i marcatori: Florian Aia al 14° e in chiusura di primo tempo è arrivato il gol del 2-0 da parte del nostro difensore Massimo Mangraviti. E allora, mamma mia, tira fuori abbiamo anche i piccoli tifosi. Allora, calcio di punizione, intanto tra poco diamo conto anche dei due cambi della SPAL. Calcio di punizione, attenzione perché calcia Esposito, Adriano. Beh, speriamo che non faccia gol, perché di solito lui è molto molto bravo sulle punizioni, però è sempre pericoloso, eh. Calcio di punizione di Esposito, la parabola, parata facile da parte del nostro numero uno, vale dire Andre Nazzi, che sostituisce Lezzerini, che sconta la seconda giornata. È il primo pallone che arriva verso la nostra porta. Sì, di fatto è il primo tiro in porta. Allora, Valentina, andiamo a leggere anche quelli che sono alcuni messaggi che sono arrivati durante la nostra pausa tra il primo e il secondo tempo. Avete avuto una bella idea fare la diretta al centro commerciale, un buon modo di incuriosire la gente non tifosa del Brescia Calcio e anche per i tifosi. Ciao ragazzi, questo primo tempo al di là del vantaggio mi sta piacendo, i ragazzi hanno avuto un ritmo di gioco giusto, ben equilibrato, sono stati bravi a sfruttare due azioni. Un saluto da Lorenzo e sempre forza Brescia. Grandi ragazzi, un saluto a tutti e soprattutto a Fabio da Ciccio. Buon primo tempo, sempre pronto a ad instaccarla. Moreo, tanto sacrificio quanto Ndoi, è in condizione, come giocare in uno in più, usiamo la testa nel secondo tempo e portiamolo a casa. Se vinciamo, d'ora in poi state sempre lì a fare la trasmissione, sono più superstizioso di Cellino. Ciao Vale, martedì io, Sergio, mia mamma, facciamo gli anni, puoi farci gli auguri? Un bacione da tutti noi e tanti auguri Sergio, sia a te che alla tua mamma. Grazie. Che? Ah, un nostro tifoso, ciao, mamma mia. Ciao Genio, grazie, perché ciao, ci Genio. Manda sempre mamma. Sono qua col Chihuahua. Perché io sono una grande appassionata di Chihuahua, lui ci manda sempre che guarda la nostra trasmissione con i suoi cagnolini e oggi è venuto a conoscerci dal vivo, grazie. Grazie Genio, e allora seguici ancora perché abbiamo tanto da soffrire in questi 40 minuti, perché 5 se ne sono andati. Colpo di testa di Adorni ad allontanare questo pallone. Ora chiaramente ci sono stati anche due cambi che possono dare una fisionomia diversa alla formazione della SPAL. È uscito Arena, è entrato Fiordaliso ed è uscito Murgia ed è entrato Maestro. Nel Brescia lo ricordiamo, l'ingresso in campo di Bertagnoli al posto di Dimitri Bisoli. Renato Damonti, cosa non si deve fare per non portare a casa questi tre punti? Beh, se possibile lasciarli lontani dalla nostra porta. Vedo che per questo noi facciamo fatica, ma nonostante tutto potremmo anche fare come abbiamo fatto nel primo tempo, lasciare a loro il possesso palla e a noi le azioni in ripartenza o in contropiede che ci hanno fruttato per adesso il 2-0. Tenerli lontani dalla porta è difficile, però ci si deve provare
e non è nelle nostre caratteristiche. Non dobbiamo dare l'opportunità di rientrare in partita. Ecco. Assolutamente, assolutamente. Calcio di punizione per la formazione spallina con la battuta ovviamente affidata ai piedi di Esposito. C'è anche Celi vicino, calcio di punizione, Celia, calcio di punizione dalla destra, siamo dalla parte dell'angolo di destra dell'area di rigore. Brescia che difende a zona sulla linea dell'area di porta, metti giù quel pallone, gli dice, non so cosa stanno aspettando, non sono convinti nemmeno loro di fare uno schema. Poco dialogo, palla dentro, coi pugni Andrenacci allontana, palla che torna ancora però in possesso palla della formazione spallina, che prova ad attaccare con tutti i propri effettivi, siamo tutti a difesa di questo 2-0. Chiaramente Aldo, la cosa da non fare, come giustamente diceva Renato Damonti, è regalare campo all'avversario portandocelo all'interno dell'area di rigore, perché poi succede che prima o poi il gol ci scappa. È chiaro, se tu il recupero lo fai anziché col centrocampo o addirittura con l'attacco, lo fai con la difesa, è chiaro che in quelle zone del campo al minimo errore ti creano già dei problemi, e non bisogna tirarsi indietro, non bisogna assolutamente dar campo a loro e continuare come abbiamo fatto nel primo tempo, cercando possibilmente di gestire molto bene la palla e cercare di comandare quello che è il gioco, anche se in questo momento qua è molto ma molto importante cercare anche di controllare la partita, perché e non lasciare in mano a loro la palla più a lungo possibile, perché ti possono mettere in difficoltà sicuramente. Nick, hanno alzato sicuramente i giri del motore, c'è una pressione diversa da parte della spalla che adesso gioca in maniera persistente nel nostro tre quarti campo. Sì assolutamente, ce l'aspettavamo, devono comunque creare occasioni per poter pareggiare, è normale, dobbiamo essere secondo me bravi, Fabio, in questi 10 minuti, comunque sia questo periodo ravvicinato che ha appena iniziato appunto il secondo tempo, a non incassare il colpo, ma soprattutto riuscire a tenere un baricentro comunque medio alto. Ci siamo giustamente abbassati perché la SPA sta spingendo, però ecco, non più del dovuto, e soprattutto secondo me entro pochi minuti riuscire a prendere anche in mano il gioco. Non è nelle nostre caratteristiche prendere in mano 90 minuti il gioco, però in alcuni frangenti penso sia importante, e soprattutto riuscire a appunto a trovare quelle soluzioni anche sulle fasce dove per esempio è nato il primo gol, comunque sia riuscire a essere intelligenti, a sfruttare il gioco. Cosa non dobbiamo fare? Lasciare il pallino del gioco completamente a loro e pensare di difenderci e basta. Eh sì, tra l'altro vedo comunque molta attenzione da parte della difesa biancoazzurra, Renato Damonti, qui c'è stata una bellissima chiusura da parte di Andrea Papetti, che noi non abbiamo citato, però fino adesso sta facendo il suo e lo sta facendo bene. Ma è difficile però cercare di fare quello che abbiamo detto fino adesso, cioè tenerli lontani dalla nostra area, perché il nostro centrocampo non ha incontristi. Ha dei buoni giocatori, tecnicamente validi, ma non incontristi, e lì in mezzo siamo in inferiorità numerica, un po' perché persa palla andiamo a metterci a 5 dietro, quindi vengono a mancare uomini a metà, un po' perché proprio non avendo, sai, quei mediani, parlando del Brescia, alla Filippini, che fanno tutte e due le fasi, qui abbiamo difficoltà poi anche a tenerla su. Davanti c'è Aie, che non è nelle sue caratteristiche tenere su palla, e quindi dobbiamo per forza lasciare a loro il possesso, che però fino adesso è stato sterile. Però adesso attacca la spalla, 54 sul cronometro, provano a inserirsi all'interno delle maglie bianco-azzurre. Brescia che gioca bene, però perde palla con un po' troppa sufficienza, perde questo pallone ma va a recuperarlo sulla seconda palla. Ancora un errore, spinge forte la spalla, però Brescia, lo ricordiamo per chi si fosse solo ora posto all'ascolto della nostra trasmissione, chi si fosse avvicinato, e sono tante le persone che sono qui vicino a noi nell'area food del centro commerciale Rondinelle, stiamo vincendo 2-0, ma c'è ancora tanta strada da fare per portare a casa questi tre punti. Valentina, messaggi.
Eccomi qua allora, tutto può cambiare, questo sicuro, ma 2-0 è una bella certezza, Luca. 2-0 è un buon vantaggio per viverla senza troppa tensione, manca ancora tanto, ma vamos ragazzi che si vince Mario. Dai Gnari Forza Brescia, da Botticino con furore, Cocco Beware, Alessandro. Forse è la cravatta di Pettenò che porta fortuna, ciao da José. Non regaliamo campo, se no come ha detto Fabio, prima o poi il gol ci scappa. Forza ragazzi, Ezio. Dai ragazzi, fino alla fine combattere e vincere, fantastici, se oggi si vince d'ora in poi sempre alle rondinelle, ciao da Diego, grazie a tutti i nostri tifosi come sempre, vi vedo molto carichi e positivi oggi, quindi speriamo. Sarà il nome rondinelle che porta bene, grande aggancio di Ndoye che cerca ora di giostrare questo pallone, calcio di punizione, guadagniamo un fallo e allora tra pochissimo andiamo di nuovo a collegarci con lo stadio Mario Rigamonti, prima però volevo chiedere ad Adriano Abate cosa eventualmente faresti per così smorzare un po' gli animi della spalla e magari sistemare un po' la squadra, cambieresti modulo, terresti tutto così, cosa faresti? No, io terrei tutto così come sono adesso in campo, perché io prima stavo pensando, alcune volte abbiamo criticato il Brescia, però se non mi ricordo male abbiamo preso dei gol in contropiede verso la fine della partita, mentre invece oggi vedo che il centrocampo sta proteggendo molto bene la difesa, stiamo giocando da squadra, abbiamo le distanze corte, perciò difendiamo bene con tutta la squadra, cioè non è la difesa che sta giocando bene, ma è la squadra che sta difendendo bene, è un po' diversa la filosofia. Fino ad ora io non toccherei niente perché stiamo facendo molto bene, probabilmente forse adesso io non so come stiano fisicamente, perché tu normalmente ci chiedi a chi giova la sosta, oggi la sosta porta bene al Brescia, perciò, porta bene a noi, perciò fisicamente penso che stiano tutti bene, eventualmente inserirei un contropiedista grande parata di Alfonso su girata di Moreo. Grande parata di Alfonso su girata di Moreo. Perciò io lascerei così tutto intatto fino a che qualcuno chiede il cambio per insufficienza fisica. Ecco. Eh sì, allora vado allo stadio Rigamonti con il nostro Renzo Ciulli, poco fa Brescia vicino al 3-0, grande Alfonso, risposta bellissima in mezzo a un nuvolo di maglie bianche. Con il cambio ti chiedo se è stato un cambio forzato, dettato da problemi muscolari, se si sa qualcosa rispetto a Bisoli. No, non sappiamo nulla, penso di sì, perché non mi era sembrata una prestazione, anzi era uno dei pochi giocatori riusciva a tenere un equilibrio giusto, quindi penso che sia stato un problema di gestione del giocatore, che probabilmente avrà qualche piccolo problema, visto tra virgolette il risultato. Il Corea ha deciso di fare il cambio, ecco, dopo 10 minuti di un po' di non tanto d'assestamento quanto aver subito un po' le iniziative della SPAL, c'è stato un po' di risveglio del Brescia con questa occasione, ma non solo con questa occasione, anche con uno sviluppo della manovra abbastanza giusto, però vedo sempre l'atteggiamento giusto, la squadra si difende compatta, mantenendo le giuste distanze e cercando poi di ripartire. C'è Ndoye che continua a fare delle belle cose. Ecco, l'importante è non commettere qualche errore diciamo superficiale in uscita oppure in queste mischie che si possono creare, perché sicuramente sarebbe delittuoso riaprire una partita, anzi bisognerebbe cercare di chiuderla definitivamente. Perfetto, grazie mister, tra pochissimo ci sentiamo ancora per qualche aggiornamento dal campo, siamo giunti all'ora esatta di gioco con il Brescia che adesso chiaramente Nick deve subire un pochino l'inezia di quella che è la forza, la volontà della SPAL di rimettere in gioco la partita. Qui c'è un fallo, l'arbitro non fischia, sì, fischia adesso con un leggero ritardo e fa infuriare i giocatori spallini. Nick. Sì, assolutamente, abbiamo avuto un'ottima occasione confezionata da una palla scodellata in area dove Moreo con uno stop di petto e una mezza rovesciata è riuscito a impattare bene, era purtroppo forse un po' centrale e Alfonso ci è arrivato, sarebbe stata probabilmente una, non dico la mossa del KO, però
poco ci voleva, e sì, la Spal sta assolutamente cercando di cambiare l'inerzia della partita. Dobbiamo essere bravi qua, in questa fase qua, in questa fase centrale del secondo tempo, dove riuscire a contenere, e se ci sono occasioni riuscire a confezionare e migliorare a livello tecnico quelle che possa essere poi le conclusioni. Però vedo che comunque i giocatori del Brescia, Fabio, raddoppiano in maniera, oggi sono aggressivi come dice Aldo, raddoppiano in maniera costante, e in questo momento non vedo una Spal che possa ribaltare le sorti della partita. Ovviamente deve continuare, la squadra deve continuare a lavorare in questo modo, si sta meritando questa vittoria, quindi dobbiamo assolutamente portarla a casa. Comunque non so voi come fate a commentare il Brescia con questo profumino di croissant che arriva sotto il naso, perché è veramente qualcosa di fantastico qui nell'area food. Infatti Renato Da Monti non è assolutamente concentrato sulla partita, bensì a cosa stanno sfornando gli amici qui vicino. Renato Da Monti. No, le Nari mi dicono di pensare ad altro, no, sto guardando con attenzione la partita. Mi domando, ci sono alternative con gli uomini che abbiamo in panchina? In questo momento non credo, perché come ha detto Adriano, per adesso li stiamo contrastando discretamente. Certo, giocare sempre nei 30-40 metri è sempre pericoloso. Per adesso non hanno creato niente, l'occasione da gol, come diciamo sempre, capiterà anche a loro. Dobbiamo però sfruttare meglio le ripartenze. Non abbiamo insomma avuto grossi problemi, quindi però continuiamo così. Adriano dice, siamo noi che li stiamo costringendo a giocare male, e sono pienamente d'accordo. In questo momento Brescia che sta chiudendo tutti gli spazi, sì. È l'atteggiamento della nostra squadra che non fa giocare la Spal. Perciò un plauso va come è stata impostata fino ad ora la partita, ecco. Cioè, qui io darei un merito soprattutto all'allenatore che ha messo in condizione tutta la squadra di ogni giocatore aiuta un proprio compagno, perciò fino ad ora dico c'è solamente da fare un plauso a chi ha impostato la partita in questa maniera e ai giocatori che si stanno applicando, ecco. Tra l'altro il plauso io lo farei soprattutto a Clotet per aver Aldo preparato questa partita in questi 15 giorni difficilissimi, perché comunque, e un plauso va anche fatto a Perinetti, nel senso di essere stati capaci comunque a tenere salda la barra dritta, come si dice in gergo nautico. Ma se vogliamo star lì a giudicare la prestazione di oggi, direi proprio che la pausa a noi ha fatto sicuramente bene, perché venivamo da 6 prestazioni direi altalenanti sul piano delle prestazioni. E di conseguenza oggi la squadra si è dimostrata attenta, concentrata, diciamo che in un certo senso, anche se adesso stiamo diciamo così lavorando molto, un attimino molto di più in fase di non possesso, però la squadra è compatta, come diceva Adriano, distanze giuste fra i reparti, soprattutto se tu guardi quando la palla arriva nella nostra tre quarti, tu vedi che la linea difensiva con la linea di centrocampo, diciamo che c'è pochissimo spazio fra le linee, di conseguenza in questo caso loro fanno una grossa fatica a trovare gli spazi, al punto tale che fino adesso non hanno ancora fatto un tiro in porta. Ma questo qua è un pregio nostro, perché siamo molto bravi a giocare sotto linea palla e siamo molto bravi a lavorare nel lato forte del campo, dove siamo bravi nella pressione sulla palla e nella marcatura degli appoggi vicini. Perciò un pregio e un plauso alla squadra nella fase di non possesso. Poi sono sicuro comunque che a noi ci capiterà ancora una buona occasione per cercare anche di incrementare il risultato. Intanto c'è il vantaggio dell'Ascoli. Ascoli 2, Südtirol 1, ma soprattutto vi diamo conto anche dei mondiali, perché è terminata la seconda partita di giornata che vedeva in campo Belgio-Marocco, Marocco 2, Belgio 0, e quindi altro risultato clamoroso ai mondiali, Nick, e stasera c'è uno Spagna-Germania tutto da gustare. Sì, stiamo vedendo questi mondiali che ci riservano sempre delle belle sorprese.
le africane e le asiatiche si stanno ben comportando, anche contro una corazzata come il Belgio, quindi non c'è niente di scontato, ed è bello anche così. Ovviamente vengono da mondi diversi, però è bello vedere, è sempre bellissimo vedere le fasi finali di un mondiale. Detto questo, Fabio, il Brescia sta continuando a contenere la squadra avversaria. Prima c'è stato un calcio, una conclusione zanellato, ma era più una conclusione da rugby piuttosto che un calcio in porta, fortunatamente per noi, quindi non li vedo particolarmente in giornata, fortunatamente. E comunque bene, Adriano ha detto bene prima, li stiamo facendo giocare male, quindi merito sicuramente alla squadra, merito a Clotè che ha preparato bene la partita, poi ci vogliono chiaramente gli interpreti in campo, le idee da sole non bastano, quindi in questo momento penso che il risultato sia ampiamente meritato. Sai che ai mondiali ho notato una cosa, la supponenza delle europee contro la determinazione delle squadre africane e asiatiche, che non sono meno di noi tecnicamente e tatticamente, sono più determinate nel fare il risultato. Noi pensiamo di incontrare i marocchini, gli arabi di una volta, no. Sono allenati innanzitutto da allenatori. Guarda cosa ha fatto l'Arabia Saudita. Esatto, esatto. Quindi secolo e orecce. Allora, intanto te, Vale. aggiorniamo il computo dei gol di giornata. Frosinone 2, Cagliari 1. Quindi Frosinone sempre più leader di questa Serie B. Sta vincendo in casa contro il Cagliari, squadra lanciatissima, quella dell'ex mai amato Fabio Grosso. E dunque Frosinone 2, Cagliari 1, messaggi, Valentina. Caro Fabio, c'è entusiasmo da casa, bello così. Ci scrive Simone, dalle rondinelle stanno volando alto le nostre rondinelle, quindi che dire, forza Brescia. Bravo Adriano, niente da toccare, stiamo facendo bene Sandro. La sosta ci ha fatto davvero bene, quindi proponiamola più spesso. Avevamo bisogno di ricaricare le batterie e tornare a crederci salvo. Meno male che si vince, bisogna chiudere ora sul 3-0, Piero. Che bello vedervi in mezzo alla gente a portare il tifo bresciano in giro per la nostra città. Grazie ragazzi di Diretta Stadio, forza Brescia, Andrea. Un saluto dal Rigamonti a tutti voi, qui si respira aria di vittoria ste e salutiamo tutti i tifosi che sono allo stadio. Dobbiamo essere bravi a non mollare, ma sono positivo e fiducioso. Vedo un Brescia che ha voglia finalmente di vincere. Forza ragazzi, Mirko. Oggi vedo l'atteggiamento che aspettavo da molte partite. Dai ragazzi, possiamo ancora farcela e oggi è solo l'inizio, Carlo. È solo l'inizio anche della nostra avventura qui al centro commerciale, le rondinelle con tantissima gente che si ferma, guarda, commenta con noi la partita e poi va a fare giustamente le spese perché c'è ancora il Black Friday e quindi giustamente devono fare le loro cosette, però noi siamo qua a raccontarvi una giornata particolare e lo saremo ancora nei prossimi giorni e lo faremo ancora con grande entusiasmo qui Brescia, che l'entusiasmo lo sta creando con questo 2-0, gioca bene anche al calcio con Papetti che larga per Iallo che prova a spingere sulla sua fascia il terzino prevenuto dall'Under, grande finta, rientra verso il campo, gioca bene il Brescia, palla per Viviani, avanza il centrocampista ex della sfida verso il centrocampo, siamo già pronti verso l'area di rigore, tocco per Aie che esce a largo, stiamo facendo la cronaca in diretta con il tocco per Emanuele Ndoye, ancora per Viviani, Melina da parte del Brescia che ha pronti due cambi, ora Iallo ancora, Brescia che gioca questo pallone, grande filtrante che non riesce a passare per Bertagnoli da parte di Iallo, fa ripartire la spalla, pronti due cambi e vedremo quale sarà il nuovo volto, credo che ci sia Galazzi se non sbaglio e Laboico, dovrebbero essere i due cambi, quindi che cosa può cambiare Aldo? Secondo me Galazzi, se dovesse entrare, andrà a finire di giocare sull'esterno sinistro e molto probabilmente per far rifiatare un attimino Endoi, secondo me. E dopo per quanto riguarda la Boico, magari visto considerato che Viviani è anche reduce da una situazione di un recupero di un infortunio, non potrebbe, diciamo così, in un certo senso magari finire la partita al posto di Laboico. Grande parata, scusa Aldo, grande parata di Andre Nacci, colpo di testa di Moncini e qui la manona guantata si sporca sulla riga, la tocca quanto basta per non farla andare in rete, rimettere in partita la spalla, grande parata di Andre Nacci. Ma sì,
ha fatto grande parata, perché se vogliamo star lì a valutare bene Andrenacci, direi che in queste ultime due partite ha fatto due grosse parate. Non so se vi ricordate la giocata a colpo sicuro con la Ternana. Fuori in doi e Viviani, l'ha azzeccata tutta Adriano. Adri, se vuoi darmi due numeri dell'otto, sono qua. Era giusto così. Uno è reduce da un infortunio di conseguenza e l'altro molto probabilmente, sì. Non va a toccare niente, cambiano solo le caratteristiche dei giocatori e secondo me è giusto così, anche perché Andoi ha speso molto e Viviani era reduce da una settimana dove laboriosa, nel senso che era infortunato e malconcio, se li metto in sesto, però logicamente anche l'età, un po' di riposo ci voleva anche per lui, ecco. Però adesso siamo ripartiti bene, abbiamo possibilità, però io al di là di tutto io ho bellissima azione. Non calcia, parata, grande parata da parte di Alfonso, doveva calciare prima, mannaggia, tutto il popolo qui del centro commerciale spingeva questo pallone, ma non ce l'abbiamo fatta. L'urlo di Fabio dal vivo, finalmente l'abbiamo sentito. Strozzato. Era appena entrato. Non potevo far gol subito, dai. Oh, beh, si fa gol subito, anche se si entra subito, si fa gol subito. Nick, secondo me lì avresti fatto lo scavino, Ci avrei provato, poi non so se prima, no, ma comunque Fabio la preparazione dell'azione era buona, nel senso che abbiamo mosso la palla centralmente, poi a destra e poi a sinistra, sicuramente Galazzi avrebbe probabilmente dovuto concludere un attimino prima. Peccato, perché sarebbe stato bello vedere una ripartenza ben costruita, ben fronteggiata con un gol che probabilmente estendeva tutto. Sì, perché comunque l'hanno manovrata bene. Ha fatto anche una bella giocata stendendo il difensore, ma non è riuscito poi a calciare. Allora, se l'è portata bene dal sinistro al destro, e poi però lì è stato bravo anche il difensore che è andato a chiudere. Sì. Ma può capitare ancora, perché comunque la spalla è normale, con l'occasione di prima nella parata di Andrenacci poteva rimettersi un attimo in gioco, poi si può scoprire, giustamente dobbiamo continuare a crederci di poter fare il terzo gol. Comunque, allora, abbiamo detto all'inizio della partita, attenzione alla ripartenza di Moreo che mette la quinta, la sesta marcia, e poi viene fermato dal difensore in fallo laterale, addirittura gli ha calciato addosso, e quindi ribattuta sul polpaccio, e quindi fallo laterale per la spalla. Dicevamo che Cellino ha cambiato le panchine. Noi siamo venuti al centro commerciale, non fate per venire questa informazione a Massimo Cellino, se no ci obbliga a venire qui tutto il resto della stagione, ma noi saremo ben contenti di venire assolutamente qui. E allora, Valentina, quanti messaggi anche dagli spettatori di YouTube che ci stanno seguendo, e tantissimi. Assolutamente sì, leggiamo un po' di messaggi. Certo. Allora, pensare che ci manca il mondiale Karačić, bene così Giovanni. Fino alla fine dai ragazzi, Alessandro, dobbiamo crederci. Un plauso a Clotè, sinceramente deve solo fare il suo lavoro usando la sua testa e non quella del presidente Enzo. Un Brescia che ho criticato tanto in queste ultime partite e che oggi accende una luce di speranza, Emanuele. Ragazzi, dobbiamo fare il 3-0, così la chiudiamo. Sono settimane che non vinciamo, ormai 8 partite che non portiamo a casa i 3 punti, ma non ci siamo arresi. Forza Brescia, Claudio. Gioca bene oggi il nostro Brescia e noi tifosi ne siamo orgogliosi. Grazie a tutti. Parata ancora una volta di Andrenacci, qui Moncini che ha calciato fortissimo sul primo palo, grande riflesso di Andrenacci, sta salendo questa partita di intensità dalla bandierina, il tocco basso, il controcross, ancora una volta Andrenacci che para. Adesso Adriano, questo Andrenacci sta facendo molto bene, Lezzerini rientra dalla squalifica, chi gioca? Andrenacci. Proprio vai sul sicuro. Beh, sicuramente sembra anche giusto premiarlo, perché sta facendo benissimo il suo dovere, e sicuramente l'allenatore non penso che sarebbe un colpo per il giocatore dopo queste ottime prestazioni. Però logicamente lasciamo sempre la scelta a Clotè, noi esprimiamo solo il nostro parere, ecco. Allora c'è un cambio, guarda chi entra, Renato Damonti, Proia. Non dirlo, non dirlo.
non puoi. Togliamo il microfono a Renato perché la vedo dura. Allora esce Esposito, non certo la partita che si immaginava, dentro Proia che qui ricordiamo tutti come un oggetto misterioso, Renato Damonti, diciamo così? Un oggetto misterioso, tra l'altro non mi ricordo niente di lui, ci ricordiamo qualche cosa? No, assolutamente. Per quanto riguarda il nostro allenatore, magari le dimissioni del presidente avranno influito sulle decisioni sue, avrà pensato oh, finalmente va via e posso fare quello che voglio. In effetti si vede qualche cosa di meglio. Ho visto fare cose dal Brescia bellissimo. Miracolo di Alfonso, miracolo di Alfonso. Non so chi è che ha tirato. Ancora proteste da parte della Spal, grande parata di Alfonso. Conclusione di Galazzi. Ancora Galazzi e grande parata di Alfonso in corner. Prego Renato. No, ho finito, stavo dicendo che ho visto fare un paio di cose dal Brescia che erano anni e anni che non vedevo, quelle giocate, quelle ripartenze, quel tenere palla, stanno facendo delle buone cose, nonostante la Spal stia spingendo, ma con poca convinzione, nessun tiro in porta, un paio di parate di Andrenacci su Mischia, ci sta in tutte le partite, ci sta perché la Spal cerca di rimontare giustamente, però anche noi abbiamo avuto un paio di occasioni non male, per triplicare addirittura. Ancora una volta Alfonso ci mette le manone guantate, riesce a sventare un'occasione, Brescia che deve però provare a chiudere definitivamente questa partita, anche se siamo arrivati al 76esimo, ma da giocare c'è ancora tantissimo tempo. Fallo qui di Bertagnoli che si prende il cartellino giallo, ricordiamo Bertagnoli, Adriano che è tornato dopo un periodo di querelle tra lui. Questo qua non è assolutamente giallo, questo ha preso la palla netta. Sì, solo che sembra il piede davanti, però io sono contento per Bertagnoli perché è un ragazzo umile che si è sempre comportato bene, impegnato e ha sempre giocato con una sufficienza secondo me buona. Era così, dispiaceva vedere un giocatore anche giovane messo fuori per cause di diverbi tra procuratore e presidente, ecco, questo un po' mi dispiaceva. Il suo apporto è sempre stato positivo e anche oggi ha dimostrato. Mamma mia, soffriamo in questo finale. Io volevo soffermarmi un attimino su un discorso anche di risultati. Noi precedentemente abbiamo criticato un po' il Brescia per l'atteggiamento, per quello che. Però sul fatto dei risultati il Brescia è una di quelle che ha perso meno, se è così, non vorrei sbagliarmi. Attenzione, la Boico, palla dall'altra parte, palla difficilissima, scusa no, Adriano. No, volevo dire che sull'aspetto dei risultati il Brescia non è neanche male, abbiamo così criticato diciamo queste partite dove non riusciva a vincere, così un po' l'atteggiamento e i punti che abbiamo buttato via o per negligenza o per disattenzione nelle fasi finali delle partite, però sto così adesso non vorrei sbagliarmi, ma penso che sia una fra le squadre della Serie B che ha perso meno. Pensa che sta perdendo anche il Genoa. Perugia 1, Genoa 0, ma vado allo stadio Rigamonti perché il momento è caldo, 78 minuti, Renzo Ciulli. Non ci stiamo annoiando, devo dire che qui allo stadio non ci stiamo annoiando perché stiamo vedendo una bella partita a livello, così parlando da sportivi, no? Dove i portieri delle due squadre la stanno facendo da primi attori, perché se Andrenacci ha fatto due interventi, uno soprattutto miracoloso su un calcio d'angolo sul colpo di testa di Moncini, devo dire che anche Alfonso ne ha fatti due o tre importanti, quindi si poteva andare a rimpinguare il bottino in avanti e si è rischiato di riaprire la partita, quindi è una partita che è una partita viva anche per merito di tutte e due le squadre che stanno giocando un discreto calcio, non bellissimo ma un discreto calcio.
E allora torneremo da te nei minuti caldissimi di questa sfida. Renzo Ciulli, grazie come sempre per questi collegamenti. C'è in proiezione offensiva la SPAL, siamo al minuto 79, quindi 11 più recupero. Sventolano le bandiere allo stadio Rigamonti, grande attenzione anche qui al centro commerciale per questo finale. Si sta anche riempiendo il nostro spazio dedicato all'area food, dove siamo ospiti qui al centro commerciale. Le rondinelle di Roncadelle, ancora un fallo laterale, Brescia che si rintana tutto nella propria metà campo. Ora ci sarebbe spazio magari, chissà, per un Flavio Bianchi. Attacca ancora la formazione ospite, che prova a riaprire questa partita. Palla all'angolo, Proia la mette, palla dentro, colpo di testa da allontanare, bravissimo Dilla Boico in chiusura, colpo di testa degli che però non riesce ad allontanare, allontana questa volta, lo fa in modo abbastanza errato Papetti, e poi Iallo che accompagna il pallone in fallo di fondo. 10 al termine, Renato Damonti, Brescia, mamma mia, ieri ha rischiato il calcio di rigore lì. Brescia che sta comunque tenendo bene. Sì, è naturale che la SPAL si stia buttando nella ecco, nostra metà campo. Ecco, chiamato Bianchi, c'è il cambio. Fuori Aie, dentro Bianchi. Aie, Bianchi, anche questo cambio ci sta. Aie, naturalmente, voto altissimo, 7, perché chi segna ha sempre il voto più alto. Mi pare che sia il sesto, no? Quinto. Il quinto? Mi pareva il sesto, vabbè, mi sono sbagliato. Stiamo soffrendo, come è giusto che sia, ma non troppo, direi. Mischie, le mischie sono pericolosissime, perché tutto può capitare, ma non c'è lucidità da parte della SPAL. Stanno buttando dentro palla, ci favorisce nella fase difensiva, e anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni nel secondo tempo, quindi dobbiamo tenere duro, perché vincere aiuta a vincere e ti dà morale per proseguire bene. Attacca ancora la SPAL e poi vado da Nick, perché volevo capire un po' secondo te come siamo schierati. Il colpo di testa fuori, occasione gol SPAL, colpo di testa ancora di Moncini, il più pericoloso dei suoi, tutto solo. Qui la marcatura non era delle migliori da parte di Iallo, la tocca ma non basta. Andrenacci era fermo, sarebbe stato gol sicuro, ma la palla va fuori. Nick. Sì, altra mezza occasione appunto della SPAL, fortunatamente la palla è uscita. Mi sembra di capire che Galazzi giochi dietro a Bianchi e Moreo, non so se vedo male io, o mi sembra di giocare comunque con un uomo dietro le due punte. È andato a coprire Moreo, il solito lavoro di grande contenimento anche in fase difensiva, molto generoso. È entrato Bianchi, potrebbe dare sicuramente un attimo di freschezza, e assolutamente può sfruttare quelle occasioni che possono subentrare poi per qualche ripartenza. Fabio sta tenendo bene, nel senso che è vero che la SPAL ha avuto un paio di occasioni, ma è anche normale che sia, è sotto i 2-0, una partita che sta perdendo, e di conseguenza è normale soffrire un po' verso la fine, ma sono convinto che riusciremo a portare a casa il risultato pieno senza subire gol. Aldo Macarinelli, 8 minuti, scelta importante, sì, quella di Flavio Bianchi, anche perché ha capacità di tenere il pallone. Intanto c'è l'ultimo cambio da parte della SPAL, scelta che poco fa aveva cambiato anche Dinkman. Scelta sicuramente giusta, anche perché mettiamo un giocatore rapido, veloce, che salta l'uomo e che saprà sicuramente andare a attaccare gli spazi che riusciremo a trovare nella loro tre quarti. Stiamo subendo un attimino un po' la giusta reazione da parte della SPAL, comunque stiamo rischiando comunque il giusto, perché vedo due squadre che abbastanza attive, due squadre che hanno capovolgimenti di fronte sia da una parte che dall'altra, hanno avuto delle occasioni loro, ma abbiamo avute anche noi, di conseguenza è una partita dove la SPAL sicuramente gode di una certa superiorità territoriale, ma che però, diciamo, in un certo senso un Brescia che credo stia rischiando il giusto. Basta, tutto qua, non è che troviamo una squadra che ci stia surclassando, anzi dobbiamo essere bravi noi adesso nel riconquistare palla e andare a trovare i giusti spazi nella loro metà campo, perché ci sono.
Qui secondo me si è trascinato fuori il pallone, l'arbitro non fischia con la ripartenza, bravissimo di Bertagnoli, attenzione la Boico, possiamo ripartire campo aperto, attenzione perché se larga Bianchi siamo 3 contro 2, ora diventa un 4 contro 3, salta il primo uomo, fallo e c'è probabilmente il cartellino giallo, l'arbitro non ha fischiato? Sì, sì. Incredibile, non ha fischiato, non ha fischiato, intanto... Due aggiornamenti dagli altri campi, Cittadella 1, Cosenza 1 e pareggio del Sud Tirol con l'Ascoli, risultati incredibili, a parte il Frosinone, tutte rallentate. Volevo fare un appunto sull'SMS che ha fatto il collega, un tifoso che ha letto la Valentina sul discorso di Karacic, no? Ci manca Karacic perché è andato ai mondiali. Ma io credo che oggi uno dei migliori in campo, sono stati fatti dal Brescia, sia stato appunto Jalov, che per me ha fatto una signora partita. Nick, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, Jalov mi è piaciuto molto, credo che il ragazzo comunque abbia ottime qualità, appena arrivato le ha subito messe in mostra, poi ha passato un periodo magari un attimino un po' più in difficoltà, con la staffetta appunto con Karacic, però credo che oggi abbia dimostrato anche in un paio di occasioni in possesso palla di essere uscito molto bene e di aver riproposto le ripartenze dove poi siamo stati pericolosi e purtroppo con Galazzi con l'ultima non siamo riusciti poi a segnare il 3-0, però penso abbia fatto come tutta la squadra, però abbia dato modo di essere molto apprezzato oggi. 5 al termine, più recupero, attacca ancora, chiaramente lo fa alla spalla, ma Brescia che si difende nella maniera corretta con Meccariello che porta avanti il pallone, tutta la spalla è riversata nella metà campo bianco-azzurra, attaccano sotto la curva che però sta incitando a grandissima voce quelli che sono gli uomini di Pep Clotet che è davanti alla sua panchina, così come il buon De Rossi che però perde 2-0. Gioca questo pallone alla spalla, prova a buttarlo in area di rigore, campanile, come si dice in gergo rugbistico, up and under, attenzione perché la palla viene controllata da Moncini, palla larga, ancora possibilità di cross, palla dentro, il colpo di testa, la palla rimane lì, Andrenacci la tiene e si guadagna anche un fallo. E sai Renato Damonti che Andrenacci si sta conquistando il posto da titolare? Che dici? Ah, mi pare che il titolare fosse lui, poi si è fatto male e ha giocato l'altro, ma vedo che per i portieri siamo a posto, direi. Andreacci ha confermato quello che era la vigilia, quindi in porta non abbiamo problemi. Ora adesso entra il ragazzino, come si chiama? Non mi ricordo. Entra Nuoma, 87, entra Nuoma e vediamo chi lascia il campo, secondo me Moreo. Vediamo, sì, vedo un 9, esce lui, esce Stefano Moreo. E allora, giudizio della prestazione, Adriano, di Stefano Moreo, generoso. Sempre molto positivo, non ha fatto gol ma ha aiutato molto la squadra, perciò per me Moreo è uno di quei giocatori che vorrei sempre avere in squadra, molto molto bravo. Siete d'accordo? Anch'io la penso in questo modo, già in fase di preparazione della partita avevano detto che mi era piaciuto diciamo così l'impostazione che aveva dato la squadra Clotet mettendo Moreo a fianco di Aie e in effetti il giocatore è parecchio migliorato, è andato anche alla conclusione. Devo dire che la sua posizione è quella, è giocatore d'area di rigore in grado di sfruttare in tutto e per tutto quello che può essere il gioco aereo ed è un giocatore che sicuramente in quella posizione secondo me a me piace molto di più che non vederlo come esterno alto. Attacca la spalla ancora, attenzione c'è da soffrire, prova la conclusione, ma Andrenacci oggi sembra l'omino dell'Anas, non passa nulla lì, vestito di arancio, 89 sul cronometro, siamo in addirittura d'arrivo di questa sfida, 14ª giornata del campionato di Serie B con il Brescia che sta conquistando 3 punti pesantissimi, ricordiamo che l'ultima vittoria datata 16 di settembre, l'1-0 del Brescia contro il Benevento, segnò nell'occasione Flavio Bianchi all'ultimo respiro, qui la situazione è ben diversa, una situazione sicuramente più tranquilla, ma mai stare tranquilli fino in fondo perché attacca. Ancora la spalla, prova a farlo.
col cambio di microfono in corso. Lancio all'interno dell'area di rigore, allontana e gestisce la Boico. Nuomà, bravo nello scambio, proviamo a distenderci, lancio lungo verso Nuomà, 2 contro 1. Bianchi, ma è fallo nostro, ma cosa fischi arbitro, ma dai, addirittura ripartono loro e siamo un po' scoperti, l'arbitro non è piaciuto fino in fondo, riparte ancora la SPAL, palla dentro, mamma mia, tiraccio, Valentina, messaggi. Dai, leggiamo un po' di messaggi. Allora, Mario scrive: ragione Adriano, il Brescia sull'aspetto dei risultati è una di quelle che ha perso di meno. Finalmente sentire dire a Renzo: non ci stiamo annoiando dopo tante partite davvero noiose e senza spettacolo. Siamo tornati noi fino alla fine, Andri. Una partita viva che serviva per ravvivare anche noi tifosi. Vogliamo Rigamonti pieno. Amare il Brescia non è semplice, ma anche le altre squadre. Forza Brescia tutta la vita. Vogliamo il fischio finale, vogliamo aprire le bottiglie, ci scrive Stefano. Bellissimo vedervi dietro l'albero di Natale che illumina un'attesa vittoria del Brescia, Michele. Poi abbiamo, sì vero, la SPAL sta reagendo, ma ragazzi siamo 2-0, non chiamiamo sempre la sfortuna, iniziamo a tirare fuori la bottiglia dal frigo. Assolutamente, Andrenacci si è conquistato il posto da titolare, bravi ragazzi, finalmente una vittoria, Antonio. Qui guadagniamo un fallo, 4 al termine e poi sarà game over per questa partita. Nick, 4 minuti di suspense. Sì, 4 minuti di suspense, Fabio, ma sicuramente saranno 4 minuti positivi. Credo che stiamo finendo bene, soprattutto torniamo alla vittoria, torniamo ad avere un risultato importante, soprattutto in un momento che dove abbiamo commentato all'inizio appunto di questa trasmissione, sia dentro ma soprattutto fuori dal campo, ha dato delle buone risposte. Oggi la squadra, a partire dal portiere fino a chi sta entrando adesso, quindi credo che debbano essere contenti e ci possa essere un po' di serenità in più per poter lavorare e preparare le prossime partite. Prova ancora il giro palla, 91 sul cronometro, anzi ormai 92, 2 al termine, 120 secondi. Brescia che deve tenere lontano il pallone, lo sta facendo col pressing di Nuomà e Bianchi. Coppia giovanissima d'attaccanti, ancora palla nel cerchio di centrocampo, prova con la disperazione, ma recuperiamo palla, attenzione, proviamo il contropiede, proviamo a chiuderla, 3 contro 2, Bianchi salta l'uomo, palla per Nuomà, corta, ma la recupera Bianchi, c'è ancora un uomo in area di rigore, Bianchi, calcio di punizione, fischia arbitro, e non fischia ancora, si è ghiacciato il fischietto ragazzi, si è ghiacciato il fischietto, è scesa la temperatura a Monpiano, 92-20, attacca ancora la formazione spallina, palla dentro, c'è un tocco in area di rigore, si gira il tiro, gol! Attenzione, fuorigioco, annullato il gol di Moncini, grande guardaline. Però non riesco a capire. Grande guardaline. Un fallo all'inizio dell'area. Rivediamo, attenzione, sì, fuorigioco, bravissimo. Aveva segnato Moncini, gran gol aveva fatto, eh. Ma è a occhio nudo fuori gioco. C'è sicuramente il check in corso del VAR, ma credo che non ci siano grossi dubbi. Mi sembrava abbastanza chiara e netta la posizione di fuori gioco di Moncini, che è stato l'ultimo davvero ad arrendersi dei suoi, forse l'unico positivo. Stanno parlando con Zanellato, che ha passato più tempo a chiacchierare che a giocare per tutta la partita. Tanto il tempo passa. Per fortuna non vediamo i recuperi dei mondiali, quei 12, 13, 26 minuti di recupero. Passeggia nervoso Clotè. Anche perché, come nel basket, se dovesse dare gol ci sarebbe di fatto solo un'occasione, perché poi sarebbe finita. No, annullato, nulla da fare, si riparte dal 2-0. L'applauso anche del pubblico qui presente, con Andrenacci che addirittura guadagna 10 metri rispetto al calcio a
al punto di battuta, lancio lungo ed ora si giocherà qualche minuto in più e poi andiamo subito allo stadio Mario Rigamonti per seguire queste fasi finali della sfida tra il Brescia e la Spalla. Intanto c'è il pareggio del Perugia e il gol del Bari, pareggio di Bari e pareggio del Perugia, tutti risultati a favore del Brescia questi, pareggio del Genoa, scusa, e pareggio del Bari anche, Bari a Como. E allora andiamo allo stadio Rigamonti, questi ultimissimi minuti, Renzo. Sì, un piccolo spavento, per fortuna di una spanna era in fuorigioco Moncini, anche se la gestione degli ultimi minuti della palla, il Brescia ha avuto due o tre situazioni per portare sta palla nella metà campo avversaria, al limite dell'area, forse è stata sbagliata la scelta, anche in qualche punizione non concessa che forse c'era fallo, però è stata un po', la gestione poteva essere migliore in questo finale. Però scusa che ti interrompo Renzo, pareggio anche del Cagliari, Cagliari 2 al 97esimo, Frosinone 2, che giornata, poi la ribadiamo con la nostra Valentina, prego Renzo. Sì, dicevo, adesso è da gestire questi ultimi attimi per portare a casa questa vittoria che è importantissima, perché ferma una, cioè, si ritorna alla vittoria e dopo sei partite se non ricordo più quanto, e diciamo che per fortuna c'è il discorso della sosta, se ti ricordi Fabio si diceva che dopo la sosta, la prima sosta, la squadra che andava bene aveva cambiato marcia in negativo, e questa volta la sosta ha fatto bene, speriamo che sia di buon auspicio per le prossime partite prima della sosta natalizia. E allora teniamo la linea perché è finita, l'applauso del pubblico presente qui al centro commerciale. Allora raccontaci Renzo anche l'atmosfera dallo stadio Rigamonti, Renzo. Sì, scusate, la partita era già finita, io parlavo ormai della vittoria acquisita, voi siete un po' in ritardo, quindi per quello davo già per acquisita la vittoria, anche se non mi sono ricordato che per voi doveva ancora finire, quindi buona prestazione nei 90 minuti del Brescia, tenuto benissimo il campo, strategia pagato, e ribadisco, la sosta questa volta ha portato dei benefici rispetto a quella che era stata la sosta precedente, quindi speriamo che con questo tour de force di 4-5 partite nel giro di 20 giorni la squadra riesca a prendere il massimo, oltretutto visti i risultati del turno odierno mi sembra che la classifica sia una bellissima classifica. Guarda Renzo, ti do altri due aggiornamenti signori, che giornata, perché il Cagliari è passato in vantaggio al 99esimo, Cagliari 3 Frosinone 2, ma soprattutto il Perugia vince perché il VAR nega il gol al Genoa, Perugia 1 Genoa 0. Sì, infatti ne stavamo discutendo qui, e quindi adesso non so la classifica sotto mano, però sicuramente qualche posizione è stata scalata. Siamo quarti a 23 punti, con pochi punti dalla terza, da quello che è proprio la squadra che si andrà a affrontare domenica se non sbaglio. Eh sì. Questa sicuramente, questa vittoria, ma la vittoria, la prestazione da squadra, perché è stata una prestazione veramente da squadra, e in questa squadra ci sono stati due o tre individualità che hanno reso la partita positiva, e soprattutto nel reparto offensivo, perché sicuramente Ndoi e Moreo, ma lo stesso Aie, hanno fatto un'ottima prestazione indipendentemente. Allora correzione, annullato il gol al Cagliari, Cagliari 2 Frosinone 2, finita. Sì, e quindi è di buon auspicio per il futuro, sicuramente la squadra ha ritrovato quello spirito garibaldino, quel coraggio, anche una certa compattezza difensiva, nonostante alcune
assenze, una su tutte, quella di Cistana, che sicuramente è molto importante. E un applauso a Andrenacci, bisogna farlo, perché nelle due partite che è stato interessato, sia a Terni ma soprattutto oggi, è stato determinante, perché ha fatto un paio di interventi importantissimi che potevano riaprire la partita, e passare dal 2-0 al 2-1 cambia totalmente quella che è la partita. Allora Renzo, noi ti ringraziamo, ti aspettiamo ovviamente settimana prossima ancora allo stadio, perché ci sarà un'altra partita importantissima. Grazie Renzo, e anche per te. Ci sentiamo e ci rivediamo e ci risentiamo domenica prossima, sempre qua dallo stadio Rigamonti. L'applauso anche per te, per il del pubblico del centro commerciale Rondinelle. Grazie Renzo Ciulli. Allora Valentina, dobbiamo andare in pubblicità, ultimo break. Ci vediamo tra pochissimo per commentare insieme questa bella vittoria del Brescia. Pubblicità. Aspetta, e vediamo se riusciamo a mangiare le pastine, perché le sta mangiando tutte Renato Damonti. Le ha mangiate tutte lui, come sempre. Investire significa costruire il proprio futuro ed è possibile anche in una situazione come quella attuale. Il mercato azionario nel lungo periodo ha sempre dato ottimi risultati, ma com'è possibile sapere il giusto timing di entrata? La risposta è facile. Il market timing perfetto è oggi, con un piano d'accumulo, una formula di investimento che attraverso il versamento di piccole somme mensili ti permetterà di strutturare il tuo futuro finanziario nel corso degli anni. L'opportunità è il nostro fondo RickSave Global Equity Value. Per saperne di più, chiama o vieni a trovarci. Davanti a te c'è qualcuno che sta ricostruendo la sua vita. Dagli una seconda possibilità. Ascoltalo. Per te sono pochi minuti, pochi istanti. Per lui hanno un valore immenso. Scoprirai che qui alla comunità Lautari i ragazzi cercano il loro riscatto, si confrontano, lavorano per non essere di peso alla famiglia e alla società. Vieni a conoscerci e a conoscere le nostre attività. Lautari, il tuo futuro è insieme. Il 2023 festeggia a bordo delle navi MSC con le crociere Amerigo Viaggi. Festeggia l'arrivo del nuovo anno a bordo dell'elegantissima MSC Opera e parti alla scoperta degli Emirati Arabi. Lasciati incantare dalle bellezze del Medio Oriente. 8 giorni, 7 notti dal 31 dicembre, pensione completa a 1690 euro. Salpa da Dubai a bordo della nuovissima MSC World Europa, partenza il 30 dicembre, 9 giorni, 8 notti, voli da Milano e Roma, pensione completa, cabina interna a 2180 euro. Oppure rimane in Italia con la MSC Poesia, partenza da Genova, 6 giorni, 5 notti a 612 euro. Tutti i dettagli e le informazioni complete su amerigoviaggi.it. Estetica, acconciatura, grafica ipermediale. Dopo la scuola media, iscriviti ai corsi gratuiti di OK School e progetta il tuo futuro con noi. Ti aspettiamo qui in via Arturo Reggio per farti conoscere OK School, con i suoi laboratori ipertecnologici e aule strutturate come un vero e proprio salone di bellezza. Scopri il calendario degli Open Day. Chiamaci allo 030 35 44 635. Fissa un appuntamento con il futuro. Ti aspettiamo! BS Auto, una giovane dinamica società sempre alla ricerca dell'auto dei tuoi sogni.
Importiamo direttamente dalle case costruttrici tedesche, automobili semestrali, aziendali, anche chilometri zero e nuove. Trattiamo ogni tipo di veicolo, nuovo o usato, e di qualsiasi marca e modello. Finanziamenti e leasing personalizzati. Tutte le nostre vetture sono certificate e periziate e con noi avrete certificazione chilometrica e garanzia. Da BS Auto la qualità viaggia su quattro ruote. E allora siamo nella fase finale del nostro appuntamento qui in diretta dal centro commerciale Le Rondinelle. Abbiamo vissuto un pomeriggio davvero entusiasmante per il ritorno alla vittoria dopo oltre due mesi dall'ultima volta, dall'1-0 firmato Bianchi contro il Benevento. Brescia che grazie ai risultati fa un ottimo balzo in classifica. E allora, prima di andare coi commenti, Valentina, risultati e velocissimamente anche la classifica di questa giornata. Parma-Modena, ha vinto il Modena fuori casa per 2-1, Pisa-Ternana 3-1, Regina-Benevento 2-2, Brescia-Spalo ovviamente 2-0, Cittadella-Cosenza 1-1, Como-Bari 1-1, Frosinone-Cagliari 2-2, Perugia-Genoa 1-0, Sudtirol-Ascoli 2-2 e ricordo l'appuntamento delle 18 per Palermo-Venezia. Classifica. Al primo posto il Frosinone con 31 punti, segue la Regina 26, Genoa e Brescia 23 punti, terzo posto Bari, Parma e Ternana 22, Sudtirol 21, Ascoli 20, Pisa e Cagliari 18, Modena 17, Cittadella 16, Spal, Benevento e Palermo e Cosenza gruppo dei 15, poi abbiamo Como 14, Perugia 11, fanalino di coda al Venezia con 9 punti. E allora, Renato Damonti, parto da te velocissimamente, giudizio su questo 2-0 del Brescia. Velocissimo, dovevamo vincere questa partita, l'abbiamo vinta. Che Andrenacce sia il migliore in campo, beh, ci sta. Che abbiamo giocato, abbiamo fatto alcune cose buone, altre no, ci sta. Però è importante che siamo terzi o quarti, come si vuole, perché siamo a pari punti. È importante la vittoria, ci ricorderemo il 2-0 e poco altro fra la prossima settimana. Era una partita da vincere, l'abbiamo vinta come si doveva e rimane il risultato ed è tanto. Risultato che non è poco, Nick, parto da te alla mia sinistra, un risultato importante che può dare davvero morale soprattutto alla luce di quelli che sono stati davvero i risultati di oggi. Sì, assolutamente, a livello di classifica molto importante, siamo tornati a vincere in casa dopo comunque un periodo che i tifosi e insomma tutta la città chiedeva i tre punti, ma soprattutto è importantissimo per il morale, è importantissimo per la situazione che stiamo passando, è importante per i ragazzi, per il gruppo squadra, per lo staff. Sono segnali comunque che ti aiutano a continuare a lavorare distogliendo quello che è lo sguardo e il pensiero da altre cose che non fanno parte del campo, quindi probabilmente è un filo conduttore questo, in campo e fuori la squadra dovrà essere pronta a affrontare comunque tutte le situazioni, quindi oggi credo che abbiano dato in campo motivo di poter vincere la partita, ma soprattutto abbiano avuto da loro stessi un segnale positivo. Aldo Maccarinelli. Beh, finalmente una squadra che secondo me ha fatto molto bene le due fasi di gioco, nel primo tempo molto bene sotto l'aspetto della costruzione e nel secondo tempo una squadra invece che secondo il mio punto di vista ha dimostrato una certa autorità nella fase di non possesso, contenendo così la reazione della SPAL per cercare di recuperare il risultato. È una vittoria importante che ci rilancia nelle zone alte della classifica e nello stesso tempo ci tiene a debita distanza da quelle basse, che è un po', diciamo così, il nostro primario obiettivo. È una vittoria, una prestazione che finisce un periodo di prestazioni non all'altezza e di conseguenza è una vittoria che ci deve dare carica, entusiasmo per il futuro. Bisogna andare avanti su questa strada e cercando di andare in campo, mettendo in campo questo atteggiamento, questa carica agonistica e nello stesso tempo questo carattere che abbiamo dimostrato oggi vincendo contro la SPAL. Adriano Abate, prima sei stato un
non dico critico perché non è la parola giusta, però tu sei quello più saggio, diciamo, passami questo termine. Dici attenzione, non facciamoci prendere dai facili entusiasmi, perché puntini ma perché questo campionato è un campionato molto scorbutico, prima di tutto perché oggi i risultati di oggi lo stanno a dimostrare, e diciamo che abbiamo visto che il Perugia ha battuto il Genoa. Però al di là di questo, io ho visto un Brescia, sì, abbiamo vinto, era quello che dovevamo fare, abbiamo giocato bene, cioè da squadra, abbiamo giocato da squadra intelligentemente, perché siamo andati in vantaggio e abbiamo difeso bene il risultato. Però io vorrei vedere una squadra che fa anche, che impone il proprio gioco, che gioca anche per fare la partita, non solo per subirla. Oggi mi contraddico, perché il Brescia ha giocato da squadra intelligente, però io da tifoso vorrei vedere un Brescia un attimino diverso, nel senso che per voler fare qualcosa in più, e io credo che noi abbiamo le possibilità, perché oggi noi lo critichiamo, lo bistrattiamo perché ci vogliamo bene, ma oggi è la quinta partita che il Brescia fa risultato utile. Al di là, oggi ha fatto la vittoria, ma altre partite ha fatto anche risultati importanti, ha pareggiato a Terni, ha pareggiato a Genoa, poi abbiamo buttato via delle partite con Venezia e con l'Ascoli, però tutto sommato è una squadra che fa il risultato, insomma lo porta a casa, perciò abbiamo dei valori che secondo me potrebbero essere anche eventualmente migliorati, però dobbiamo sempre stare attenti perché, come ripeto, la Serie B è molto scorbutica, è molto difficile, ecco. Tutti possono vincere con tutti e anche perdere. Com'è che dice il detto? Il saggio dice. E allora, signori, siamo arrivati alla conclusione di questo nostro pomeriggio insieme. Il saggio è Renato, scusa. Se no si offende, scusa. Ah no, chiedo scusa Renato. Io ho avuto un calo di zuccheri che mi ha avuto un calo di zuccheri pasta. E si è mangiato il cabaret. Queste partite mi agitano. E allora, prima di chiudere, Valentina, ricordiamo al pubblico che torneremo proprio qui per ben due volte. Quando? Esattamente, noi il 17 dicembre e il 26 dicembre saremo ancora qua al centro commerciale Rondinelle, quindi vi aspettiamo per salutarci dal vivo. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme un pomeriggio di grande calcio, un pomeriggio di sport, un pomeriggio soprattutto verso Natale che porti davvero tanta gioia in tutte le vostre famiglie. Permettetemi, e lo faccio veramente con il cuore, di ringraziare la mia squadra, la migliore che potessi mai desiderare. Nick, calcio tecnico Silvestri. Ciao Fabio, grazie, ci vediamo la prossima settimana. Un paio di aperitivi dopo? Uno, due, tre, quattro, sei aperitivi, dai. Ah no, scusa, siamo ancora in onda? Grazie ad Aldo Macarinelli. Ciao Fabio, grazie a tutti, buona settimana. Grazie al saggio di giornata. Ciao e buona serata a tutti. Grazie Valentina. Grazie a tutti quelli che come sempre ci hanno seguito. Ciao a tutti. No, pensavo avesse la bocca piena, Renato. Dopo vi faccio l'ultima pasta. E allora, però, soprattutto il grazie più importante va a Carlo Fenocchio in regia, che ha permesso la regia in loco, quindi nel nostro studio di Brescia, di Live Brescia TV. Grazie a Matteo che è stato alla camera, grazie a Paolo Bollani che ha reso possibile tutto questo, grazie davvero ai Live. Torneremo e torneremo ancora più carichi di prima. Noi ci vediamo settimana prossima, soprattutto se il Brescia vince. Forza Brescia sempre, ciao, alla prossima. Ciao, 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 ciao. Diretta Stadio è stata realizzata in collaborazione con
la tua pubblicità in TV, sul web, sui social, in radio o sull'app. E Live Brescia, abbiamo l'idea giusta per te. Chiamaci o invia un messaggio WhatsApp al 389 555 2122. Investire significa costruire il proprio futuro ed è possibile anche in una situazione come quella attuale. Il mercato azionario nel lungo periodo